Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo sempre noi di Fracaccia e Realtà, Norberto Nicolai che vi parla. Trasmissione ideata con l'amico da e con l'amico Roberto De Angelis, che sentiremo più tardi. Signori, signori miei, cosa posso dirvi? È semplice. Viviamo in una nazione che dire escrementale è poco. Il signor Esposito, l'Esposito, il cui figlio è stato graziato, non si è proceduto contro il figlio. Reo di, ma non ha importanza, reo di che cosa? Questo giudice che poi esterna, nonostante qualcuno metta in dubbio le registrazioni vocali, perché i fatti sono i fatti, non sono il fatto, sono i fatti. E poi parlano bene quelli del fatto, che hanno divulgato decine e decine di intercettazioni fatte dalla giustizia, chiamiamola così ancora. E allora? Un Presidente della Repubblica, Presidenti della Repubblica che hanno graziato delinquenti riconosciuti, assassini. E allora perché non si potrebbe graziare Berlusconi? Se un giudice di Cassazione avesse fatto e avesse detto quello che ha fatto e quello che ha detto in un processo contro un maggiorente comunista o pseudo comunista o post comunista o catto comunista, che sono i peggiori, infami, hanno tradito la loro religione stando con chi ha ammazzato migliaia e migliaia di preti e suore. Vergogna, siete la vergogna dell'umanità, catto comunisti, e ne conosco più di uno. Fate senso ai sensi. Ma ritornando al discorso del comportamento, ci sarebbe stata una sommossa popolare, ci sarebbe stata una chiara voglia di rifare il processo da capo, come sarebbe giusto farlo. E invece, no, Berlusconi non può essere graziato, ammesso che lui lo voglia. E no, Berlusconi non si può assolutamente. Signori miei. Beh, ingroia al CSM, che fai? Mi cacci? L'hanno cacciato finalmente. Almeno questo è un magistrato che probabilmente, penso, solo così, è un'idea così, ma non è un dato di fatto, che finalmente possa fare meno guai. Dice Marcello Veneziani, il reato di omofobia, ma che civiltà, la legge pro gay è solo illiberale. È illiberale perché premia una categoria come se fosse peggio colpire una categoria che un'altra. Se io do un pugno in faccia a uno normale, mi fanno una multa. Se do un pugno in faccia a un gay, magari mi condannano a 2 o 3 anni. Ma secondo voi? Dice Marcello Veneziani, ci sono due precise ragioni contro la legge sull'omofobia e non c'entrano affatto né l'omofobia né l'omolatria, ossia il culto dei gay, che è oggi tendenza assai più pervasiva dell'altra. La prima ragione è che quando si introduce un reato d'opinione, come è il caso di questa legge, si restringe la sfera della libertà, della diplomazia e del diritto. Si introduce un pericoloso germe ideologico nella giurisprudenza. La stessa cosa vale per i reati contro il nazismo.
contro il razzismo, scusate, contro le altre religioni o contro le apologie di alcuni regimi passati. Anche le opinioni peggiori vanno combattute con le opinioni e non con i colpi di galera. Se si colpiscono penalmente reati d'opinione e poi solo alcuni, si entra in una brutta spirale che è l'anticamera del dispotismo. Già è infame la legge Mancino, che punisce col carcere l'apologia di alcune ideologie totalitarie e sanguinarie e non di altre. Ora si vuole proseguire in questo passaggio dal canone ideologico al codice penale, dal linciaggio mediatico al carcere. Allora, ben ha fatto il nostro Veneziani, no? A sottolineare sue parole l'infamità della legge Mancino, perché il reato d'opinione non dovrebbe essere perseguito se non ci sono solo i reati d'opinione che offendono la dignità di una persona o di un partito, di una causa o di un gruppo, non il reato, non l'opinione in se stessa. La legge Mancino è una cosa ignobile e discriminante, non dovrebbe esistere, andrebbe cancellata. Qui il titolo su giovedì 25, addirittura, siamo ancora al 25, ragazzi. Napolitano, Grasso e Corriere prendono in ostaggio il Parlamento con allusioni e minacce. Saviano ordina, il PD obbedisce, arresti senza prove. E ragazzi, quando io dico che questa è un'Italia che non va, questa è un'Italia da riformare, questa è un'Italia da rifare con leggi serie, non con leggi contro i reati d'opinione. Un po' quello che succede in piccolo, in varie città amministrate dai rossi. La priorità a Roma, con tutti i problemi che ha la città di Roma, dal traffico ai giardini con poca manutenzione, grazie ai rutelli e veltroni che hanno levato dal servizio giardini centinaia e centinaia di dipendenti e l'hanno trasferito in ufficio. La priorità sono i fori imperiali a piedi, che poi saranno regno delle biciclette, saranno regno dei V-Comprà, e il cittadino normale va lì? Questa è la priorità? E la priorità è denunciare, perché ci sono i rodimenti, scusate l'espressione, i rodimenti per quello che è accaduto domenica scorsa. Le migliaia e migliaia e migliaia di cittadini che hanno dato il loro appoggio fisico e morale a Berlusconi. Meno male che Silvio c'è. L'ultimo baluardo vero contro il regime comunista che sta imperando in Italia. Questi lo accusano di avere le comunicazioni in mano, ma di che cosa stiamo parlando? I più grandi giornali sono loro. Ricordatevi, a parte Repubblica e L'Espresso, il Corriere della Sera è stato quello che ha sottolineato l'urgenza della fissazione dell'udienza in Cassazione, altrimenti ci sarebbero state probabilmente, col loro massimo dolore, rinvii, cose varie, e la prescrizione ci sarebbe stata. Ora questo è avere in mano e avere in mano la comunicazione. Ma fate pietà. E Roma si preoccupa dei fori imperiali pedonali e tutta la gente intorno non c'ha il parcheggio, c'ha lo smog, i negozianti stanno protestando,
Lunedì prossimo ci sarà la serata. Grazie, ma la potevate fare prima la serata. La fate del lunedì della settimana, se non sbaglio, di Ferragosto? E chi c'è a Roma? Poca gente. Non passa un'auto, non passa un'automobile, non passa una mosca, non passa una motocicletta. Migliaia di romani sono andati in ferie giusto perché mancano i soldi, figuriamoci se non fossero mancati. Ci stiamo prendendo in giro, ragazzi. Allora, i pizzardoni in bici, i vigili chiedono auto e moto nuove. Siccome le auto e le moto nuove servono i soldi per le auto e le moto nuove servono per altre cose, dopo vi accennerò a che cosa, no? Vediamo che cosa succede. I vigili in bicicletta, ma questi vigili che neanche volevano la pistola, scordandosi che loro sono polizia urbana, non sono addetti ai semafori, sono polizia urbana con tutti i doveri che un corpo di polizia ha, anche quello di arrestare i delinquenti. Ma tant'è. Amici miei, dice il coso di Messaggero di venerdì 26 che caso Mose, senza accento sulla E, da un consigliere del consorzio pagati 50.000 euro al tesoriere del PD Veneto. Allora io dico, questi signori che fanno tanto, tanto i garanti e tanto i nemici degli evasori, per 7 milioni di euro, e benedetti 225 milioni di euro non pagati al fisco, eppure a lui gli tocca un'ammenda, a Berlusconi la prigione? Ma questo è vergogna o no? Ma questo vi sembra giustizia? O no? Ma il marino, irritato dalle migliaia di persone a via del plebiscito, fa la denuncia per danneggiamenti dichiarando che il palco non aveva l'autorizzazione. Queste sono le priorità per Roma? È questo che Marino vuole fare? Ancora non hanno fatto una mossa per Roma, anzi l'hanno fatta, non dando i soldi alla ditta della metropolitana C, che fermerà i lavori e licenzierà probabilmente 2.000 dipendenti. Caro Marino e compagni, è questo? Io già l'ho accennato questo fatto, ho detto mi auguro che fra i 2.000 dipendenti che saranno licenziati non ci sia nessun romano che ha votato per Marino. E se c'è peggio per lui, ben gli sta. Come gli sta bene agli abitanti della zona circostante i fori. Signori miei, quelle sono zone che sono anni, 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 decenni che votano rosso. È la prima circoscrizione vecchia. Prima la caccia a una sedia in più dei bar, la caccia all'abusivismo dei ristoranti, dei bar, non capendo che se spariscono le sedie e i tavolini vanno via parecchi dipendenti. Ma non gli importa niente a questi signori, appellandosi a pseudo rappresentanti degli abitanti. Dei residenti, come si dice in termini tecnici, scusate, dei residenti, allora fanno queste guerre. Io qualche idea del perché delle guerre ce l'ho, ma è solo un'idea e allora non la dico per non essere denunciato.
Una cosa che poi riprenderemo, lo sapete che hanno levato i cessi, come si dice a Roma, per i taxisti, c'è l'esempio di Piazza Mazzini, e questi dove vanno? Nei bar, fanno la fila in un bar? Non hanno rinnovato la convenzione, chi lo sa perché? Come le bancarelle a Piazza di Sorgimento, perché il flusso della gente che andava alle bancarelle dava fastidio ai residenti, creava lavoro per tutti i bar e i locali d'intorno. E i residenti si sono lamentati? Beh, io vi dico una cosa. Facciamo un intervallo, vai.
Amici, avete sentito un qualcosa di stupefacente? Ma era Mozart. Exultate e giubilate. Mottetto K165. Non è finito, eh? Sentiremo il resto di questo mottetto molto bello più tardi. E questa era la divina Sutherland, Joan Sutherland. Un aggettivo che possiamo dare alla Sutherland, sì, la Callas grandissima, la Tebaldi una bellissima, stupefacente bellezza di emissioni. E per la Sutherland il virtuosismo. Nessun soprano del nostro secolo ha potuto fare con la voce tutto quello che faceva e che voleva fare la Sutherland. È veramente è un sogno sentirla cantare, eh? È un sogno. È veramente un sogno. Allora, amici miei, prima di sentire il nostro primo ospite, andiamo innanzi. Fazio e Annunziata Puniti sono di parte, e questo l'avevamo capito noi nel vedere, no? Le loro trasmissioni, chiaramente. Poi c'è questo sul giornale del 26 luglio. Bello questo articolo su quei fichetti della sinistra, tutti giubbotti e sgomitate, dissidenti di professione, la sparano grossa per comparire ad ogni costo, il partito li detesta ma spopolano sui social network. Ecco chi sono i narcisisti sferzati da Letta. Questo è di Fabrizio Rondolino l'articolo. Facciamo qualche nome: Matteo Renzi, Pippo Civati, Francesco Boccia, Deborah Seracchiani, Dario Franceschini, Alessandra Moretti, forse per coprire il suo digrignare i denti, allora si è fatto crescere la barba, va di moda la barba. Allora, abbiamo detto, Fabio è Annunziata ripresi, perché hanno fatto quello che pensano sia il proprio dovere da comunisti. Questo Fabio sempre sorridente, no? Tutto contento quando può far del male e interrogare solo i propri. Signori miei, vi avevo detto prima che in Veneto, per il Mose, in Veneto Tangenti Rosse è il tesoriere democrat, Marino Smirdal. A Venezia, Giampiero Marchese è consigliere regionale del PD Veneto. Ma quando si tratta dei loro, ma i giornali loro non fanno le campagne stampa, no? E andiamo. Ma su, questa differenza di trattamento è palesemente contro ogni regola democratica dell'agire. E vogliamo parlare, andate su sabato 27 luglio, pagina 10, interni, di Stefano Filippi, autore dell'articolo. Cantiere fermo 8 ore, sommerso dai controlli l'imprenditore anti-coop. Blitz a Novara, dove il patrono dell'Esselunga aspetta da anni di aprire un superstore. Impegnate 20 persone, irregolarità zero. Ma questa è una caccia, è una difesa? Ma chi è che ha dato l'ordine di fare queste indagini? Ma perché non le fanno sulle coop? Su questo che vuole aprire un supermercato fuori dall'egemonia rossa? Ma fate schifo! Fate schifo! Veramente, fate schifo! E allora? Questo dà lavoro a migliaia di persone, però per voi non va bene. Perché non va bene? Perché non è compagno. Allora, la cosa scandalosa di questo processo è il signor Esposito ha detto che è stato tutto regolare. Questo è l'articolo di Luca Fazzo su Il Giornale di sabato 27 luglio. Processo flash, i testi tagliati a senso unico.
Così i giudici non hanno ascoltato i vertici delle società estere ritenute scatole cinesi. Allora io dico, se l'accusa è aver fatto delle scatole cinesi con delle società, tramite quelle si versavano le mazzette e si eludeva il fisco, ma vuoi sentire i presidenti? Presidente? No, hanno rifiutato la testimonianza. Beh, allora, signori miei, io credo che è una cosa che veramente mi ha lasciato sconvolto, veramente la voglia di dire ma tanto a che cosa serve quello che dice il giornale, quello che dice il libro, quello che dicono i giornalisti liberi e indipendenti, quello che dicono comunicatori come me, come dice il mio amico Roberto, un anchorman. Sembrano parole buttate al vento, parole che non hanno senso, parole vane. Ero quasi arrivato alla conclusione, all'idea di smettere, di arrendermi. Sì, di arrendermi. E fare solo sport, cultura, perché pensavo che la mia fatica, la mia voglia di dire le cose come stanno, documentate e non inventate le mie parole, le mie tesi, fosse vana. Ma c'è sempre un ma. La vostra voglia di seguirmi, di seguirci, il vostro appoggio morale, il vostro collegarsi con la mia trasmissione mi ha fatto, mi ha dato la spinta e mi ha fatto ricredere e mi ha dato la spinta per continuare la mia piccola battaglia con i miei mezzi. E lo farò finché avrò fiato. Su questo state tranquilli. Grazie sempre al vostro aiuto e al vostro appoggio. Non ce lo fate mancare, non me lo fate mancare. Ricordate sempre che esiste Fra Calcio e Realtà con Norberto Nicolai e Roberto De Angelis, che la ideò illo tempore. E che esiste solo Fra Calcio e Realtà. Tutto il resto che è simile come titolazione dei programmi sono delle copie da parte di abusivi. E Fra Calcio e Realtà è unica e sola. Poi c'è approfondimento di Fra Calcio e Realtà. E poi c'è Fra Calcio e Realtà punti. Attenzione, siamo gli unici. Allora, io sono dell'idea che vogliamo vedere il nostro primo ospite, se lo possiamo sentire? Vedere per sentire, dice, ma non è congruente. No, 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 no. Allora, dove sei? Dove sei? Eccolo qui, adesso lo chiamiamo subito e vediamo che ci dice. Squilla, squilla. Ciao Alberto. Ciao Mitta Don Gianfranco, come stai? Come sto, come tutti i romani, assediati dal caldo. Va bene, va bene. C'è un nostro amico che sentiremo dopo che sta sulle spiagge di Sabaudia, lo sai, sì. Lo immagino. L'ho sentito prima, stava passeggiando sulla spiaggia, lungo la spiaggia, e ci fa piacere che si stava rilassando. Senti, allora, io un commento veloce sulla sentenza di Berlusconi l'abbiamo già fatto, ma di ancora una volta velocemente il tuo pensiero e poi passiamo agli argomenti che ci hai preparato quest'oggi. Vai Gianfranco. Guarda, io più che sul caso suo specifico di Berlusconi commento il fatto che ho scarsa fiducia nella giustizia italiana,
quando sento il signore Epifani che dice che le sentenze vanno rispettate. Sì, le sentenze vanno rispettate, ma bisogna anche che la giustizia sia, come si dice, giustizia, perché condannare una persona in base, come si dice, a dei teoremi o delle supposizioni che senza prove certe, oggettive, mi sembra esagerato. Sì. E comunque, guarda, adesso al di là di ogni polemica, rimane il fatto che chiunque abbia avuto a che fare con la giustizia italiana, sia amministrativa, sia civile che penale, si è dovuta mettere le mani ai capelli, perché il sistema giudiziario italiano è tutto da riformare, cioè praticamente qui nel dopoguerra non è stata fatta una seria riforma della giustizia. E poi diciamo anche la verità, gli italiani non sono ben informati su come funziona questo potere della magistratura. È vero, è vero. Superiore della magistratura, sappiamo poco e niente, questi si amministrano da soli come potere autonomo, ma poi bisogna vedere molti consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura sono di nomina politica, sono di Presidente della Repubblica. Se noi andiamo a vedere 10, 11 quanti sono Presidenti della Repubblica, notiamo che sono quasi tutti di centro o di sinistra, e quindi non c'è un equilibrio nella, come si dice, nella distribuzione, esatto, politica dell'Italia. Il problema è che se vogliamo veramente risorgere, la prima riforma che va fatta urgentemente, vorrei dire di corsa, è quella della giustizia. Questa giustizia non mi piace, non mi è mai piaciuta, e ti devo dire una cosa, sì. Lo dico, non è che te lo dice uno, come si dice, che ce l'ha con la giustizia, te lo dice uno che negli anni della sua gioventù più bella è stato anche ufficiale dei carabinieri. Sì, sì. E devo dire che purtroppo ho visto quello che è successo negli ultimi 30-40 anni in Italia, la giustizia italiana non mi piace. Io ho preso, guarda, non è solo una questione del sistema giudiziario, è anche una questione di mentalità. Sì. Tra la mentalità del diritto che c'è in Italia e quella anglosassona, io ti dico, preferisco la giustizia anglosassone. Quando dico giustizia anglosassone, mi riferisco agli Stati Uniti d'America e alla Gran Bretagna. Sì. Se non siamo capaci, sono d'accordo. Se non siamo capaci di fare una riforma della giustizia, facciamo come a scuola, copiamo certo, il sistema giudiziario migliore e lo applichiamo in Italia, perché non è possibile che in 60 anni, dal 1945, ancora c'è scritto sul codice, su alcuni codici, il codice emanato da Vittorio Emanuele III, imperatore d'Etiopia, re d'Albania e re d'Italia. Ma insomma, è ora di cambiare la giustizia, il sistema giudiziario. Sì, su questo sono d'accordissimo, tanto più che abbiamo visto, e non ci rendiamo conto, il perché Berlusconi non poteva non sapere per 7 milioni di euro e al signor De Benedetti 225 milioni di evasione lui non sapeva sicuramente, e gli hanno fatto soltanto una causa amministrativa, non penale come a Berlusconi. Il perché? E la gente invece è solo contenta di Berlusconi che deve andare in galera, capito? Ma io... Perché c'è anche un altro fatto, Norberto, una delle gravi malattie italiane, l'invidia. Bravo. Mi devi scusare, ma io questo brutto vizio, questa questione dell'invidia l'ho notata, mi devi credere, ho girato mezzo mondo, soprattutto nei paesi cattolici. Quando cominci a mettere le mani tra il Sud America, la Spagna, l'Italia, la Francia, eccetera, eccetera, l'invidia va alle stelle. Ho notato, avendoci vissuto, avendoci, come si dice, essendoci stato per lungo tempo, nei paesi anglosassoni, anche quelli scandinavi, e anche direi
anche nei paesi slavi. Questa invidia generica e generale è molto minore. Sì, è vero, è vero. Qui in Italia è una cosa allucinante. Vabbè, chiudiamo questa domanda. Sì, sì. Se no stiamo sempre a parlare purtroppo. Molto più importanti. Allora, vai. Allora, oggi vorrei parlare di Sumeri. Ah. Sì, ritorno su un argomento che già abbiamo trattato precedentemente. Sì. Sulla questione che purtroppo la cultura, ripeto, insisto su questo concetto, la cultura italiana, europea è troppo, come si dice, rivolta sul bacino del Mediterraneo, mentre invece tutte le più grandi civiltà sono nate in Oriente e dall'Oriente sono venute verso l'Occidente. E mai, come per esempio nei media italiani, noi nei libri, nelle enciclopedie troviamo sempre in maniera marginale l'India, per esempio. È una cosa, l'India e la Cina, delle culture eccezionali che andrebbero rivisitate a lungo e ci potrebbero insegnare molte cose, sembra quasi, se uno non approfondisse, sembrerebbe quasi che non esistesse. Esatto, è vero. Ecco, invece noi oggi parliamo dei Sumeri. I Sumeri sono una popolazione che risiedeva nell'attuale Iraq, poi questi musulmani hanno cambiato tutti i nomi, con nomi molto spesso che non fanno riferimento alla tradizione di questi paesi antichissimi, con nomi strani. Noi parliamo sempre dell'Iraq e ci dimentichiamo che nell'Iraq risiedeva il popolo che per la prima volta coniò la scrittura, la scrittura più antica che esiste al mondo, più antica di quella egiziana, è quella dei Sumeri. Allora, bene. Chi sono i Sumeri? I Sumeri certamente non sono originari dell'Iraq. Gli studi più recenti dicono che forse venivano dal mare o forse dagli altipiani occidentali della Turchia o delle steppe asiatiche. Fatto sta che questi Sumeri erano un popolo civilissimo. Noi dobbiamo pensare che qui parliamo di 6.000 anni prima di Cristo, sì. Cioè 6.000 anni fa esistevano i Sumeri. I Sumeri conoscevano la geometria, la matematica, l'astronomia, i sistemi di irrigazione, avevano una civiltà avanzatissima, avevano anche una società ben delineata, con grande potere alle donne, e quindi le donne erano alla pari con gli uomini, un sistema di tipo indoeuropeo, con re, nobiltà, classe media, commercianti, eccetera, eccetera, e purtroppo anche allora c'erano gli schiavi che in generale erano i cosiddetti prigionieri di guerra. I Sumeri, sì, li troviamo in tutte le narrazioni storiche degli altri popoli, come li conoscevano gli egiziani, gli ebrei, i caldei, tutti conoscevano questi Sumeri, che avevano una cultura vastissima. Loro si definivano originari di un pianeta, Nibiru si chiama, un pianeta secondo gli scritti, che noi abbiamo le migliaia di tavolette cuneiformi, molte sono nei musei di Baghdad, moltissime sono a Londra, eccetera, eccetera, e più volte viene riferito che sono originari di un pianeta extraterrestre di nome Nibiru, che gli astronomi attuali stanno ancora cercando, ma che avrebbe un periodo di rivoluzione di circa 3.600 anni, per cui addirittura molto, con un'orbita ellittica molto più lontano di Plutone, quindi non è facile, certo. Norberto, identificarlo. La cosa che è sorprendente, ripeto, è le alte conoscenze che avevano, perché noi poi riandiamo poi alla storia italiana, ritorniamo indietro. Se noi andiamo nel periodo, che ne so, del 700 d.C., quando a Milano ci sono i Longobardi, andiamo nell'anno 1200, quando c'è Dante Alighieri, tu puoi immaginare che gli scienziati di allora o le persone colte di allora
Chiesa Cattolica ha fatto bruciare, questa è una grave colpa, Norberto, il cardinale Bellarmino ha fatto bruciare a piazza Giordano Bruno, che sosteneva che fosse la Terra a girare intorno al Sole e che gli altri pianeti fossero abitati. Ora tu puoi pensare che già nel 4500 avanti Cristo i Sumeri invece già sapevano che la Terra gira intorno al Sole, e non è il Sole che gira intorno alla Terra, però purtroppo, siccome l'aveva detto Aristotele, ipse dixit, no? Sì. Giordano Bruno fu bruciato. Ma sai che ancora adesso è così, anche dopo Giordano Bruno, qualunque scienziato, studioso, ricercatore che va contro il coro stabilito dalle regole da chi comanda nelle università, nelle accademie, dappertutto, è considerato eretico anche adesso, non lo bruciano, ma cercano di eliminarlo dai quadri universitari delle accademie, lo fanno fuori in un altro modo, non gli stampano i libri, è giusto? Non è cambiato niente. E alla Chiesa Cattolica si è aggiunto il comunismo nel fare queste cose, così ce ne sono due che fanno queste cose. Adesso la Chiesa Cattolica un po' meno, perché per vari motivi, comunque. Certo, però hai detto esattamente, oggi il mondo accademico ufficiale ha altri metodi, ma insomma certo, siamo lì. Alla stessa maniera. Sì. Poi tra le altre cose, come ho già detto, bisognerebbe rivisitare tutta la storia antica. Ancora si insiste su, per esempio, il mondo accademico ancora insiste con la questione, per esempio, dell'Egitto, no? Sì. Ancora la scienza ufficiale mi vuole far credere che enormi megaliti, enormi pietre massi che pesano centinaia di tonnellate siano state trasferite via fiume, tu immagina, via fiume da 2000 chilometri di distanza per costruire la piramide, non so, di Cheope, Tefrane o Michelinos, e poi tirati su senza strumenti da migliaia e migliaia di schiavi in 20 anni. Ora considera che, questo è stato fatto vedere anche da alcuni documentari del National Geographic alla televisione di Piero Angela, sì. Oggi nell'anno 2013, disponendo di gru eccezionali che, diciamo la verità, le posseggono solo gli americani, cioè sono gru eccezionali che si trovano solo negli Stati Uniti, che nessun altro paese possiede, per alzare un masso di decine e decine, anzi centinaia di tonnellate che formano la piramide di Cheope, anche con queste macchine sarebbe un'impresa titanica. Sì. Quindi vedi come la storia debba essere riscritta, come anche il fatto che ancora insistono con la storia della camera mortuaria del faraone nella piramide, che in realtà dentro questa camera mortuaria non c'è mai stata nessuna mummia. E non aveva lo scopo assolutamente di essere una tomba, una sepoltura per il faraone. Inoltre, considera anche per esempio l'altro mistero della Sfinge, no? Si sono scritti migliaia, fiumi di inchiostro, senza accorgersi che la Sfinge in realtà manifesta il fatto che gli egiziani ci hanno voluto far sapere che è stata costruita con l'immagine del leone, perché fu costruita ai tempi in cui era l'era del leone. Come tu saprai, secondo il calendario, tu pensi, il calendario indù, la Terra seguirebbe la famosa questione della precessione degli equinozi. Sì. E quindi le varie epoche sarebbero divise, vanno di 2000 anni in 2000 anni. Secondo i segni
zodiacali a retroso. Mi spiego meglio. Invece di fare Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, seguono il percorso inverso. Cancro, Gemelli, Ariete. Toro e Ariete. Toro. Allora, se tu parti dalla questi periodi durano intorno ai 2500 anni. Allora, se tu parti dall'anno di nascita di Gesù Cristo, cioè dall'anno zero, e tu vai a ritroso, levi, aggiungi 2005, ti accorgerai che nell'anno 10.000 avanti Cristo ci troviamo nell'era del leone. Quella è la vera data della costruzione della Sfinge che si trova nella piana di Giza. E non come quello che dicono al mondo, come quello che dice il mondo accademico ufficiale, che sarebbe stata costruita in 30 anni da centinaia e migliaia di schiavi nel 2500 avanti Cristo. E tra le altre cose, alcuni ingegneri e studiosi di chimica delle varie università americane sono stati a analizzare i campioni della Sfinge e hanno trovato che la Sfinge è stata erosa da acqua di mare, non da acqua di fiume, da acqua di mare, intorno proprio al 10.000, con la prova del radar carbonio, intorno al 10.000 avanti Cristo, e questo confermerebbe anche la famosa questione del diluvio universale. Certo, 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 è vero. Oh, questa storia del diluvio universale non è che se la sono inventata gli ebrei, perché andando a studiare oltre 500 tradizioni dei vari popoli antichi, ovunque, compresi i sumeri, c'è scritto che a un certo punto sulla terra avvenne una grande alluvione, capito? Sì. Ce l'avevi già accennato questo fatto, lo ricordo. Sì, 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 è vero, sì. È vero. E quindi vedi che i sumeri, tu pensa, esistevano già 3.000 anni prima della prima dinastia egiziana. Considera anche che lì vicino, vicino all'Iraq, anche a confine, c'è il Pakistan. E nel Pakistan esistono addirittura due città antichissime, famose civiltà di Harappa e Mohenjo-daro, che sono addirittura antecedenti ai sumeri. Quindi sì, vedi che tutte le cognizioni che vengono insegnate a scuola sono molto carenti da questo punto di vista, come anche tutte le piramidi. La gente non sa che le piramidi ci sono in tutto il mondo. Le piramidi, come quelle egiziane, ci sono in tutto il mondo, sia negli Stati Uniti, sia nel Sud America, sia in Oriente, di altre dimensioni, più piccole, ma sono sempre piramidi. A cosa servivano queste piramidi? Le piramidi sono punti di riferimento astronomico per il contatto con mondi esterni. Certo, sì. Se noi andiamo a ristudiare gli antichi testi dei Veda, indù più volte vengono raccontate battaglie, come si dice, avvenute sulla Terra da alieni. E veramente rimani sorpreso, insomma, che tutte queste narrazioni vengono poi dal mondo accademico ufficiale volgarizzate come mitologia, ma non è mitologia manco per niente. Certo. Perché poi se vai a studiare gli allineamenti planetari, e oggi con i computer hanno ricostruito il cielo che esisteva migliaia di anni fa, ti accorgi che tutte queste costruzioni non sono disposte casualmente, ma sono disposte, come si dice, in tanti posti del mondo. Adesso te ne cito alcuni: si trovano a Machu Picchu nel Perù, si trovano a Tian Tian in Cina, si trovano a Lagash in Iraq, si trovano addirittura anche nel Bahrain, si trovano anche in Cina. Quindi vedi che c'erano sicuramente
mente delle civiltà precedenti. Il problema è stabilire come mai siano andate distrutte. I vari testi indù parlano di guerre atomiche avvenute decine di migliaia di anni fa, e tutte queste civiltà ammettono e a molte parlano di provenienza di dei, loro chiamano dei, sì, da altri pianeti. E i Sumeri, loro nei loro scritti, si ritengono discendenti dal pianeta Nibiru, quindi vedi che già allora si ha la cognizione che esistono altri pianeti. E certo, certo. Molto molto bene, molto interessante. E Gianfranco, tu sei sempre, c'hai sempre queste particolarità di interessare e di stimolare la gente, l'ho detto più di una volta e lo ripeto ogni volta. E niente, io credo che questo fatto dei Sumeri, ma esistano dei libri al di fuori dei testi universitari e scolastici? Guarda, ne esistono tantissimi, purtroppo in maggioranza sono di bibliografia inglese, mm-hmm, e quindi molti non sono tradotti, bisogna anche conoscere l'inglese. Beh, invitiamo... Sì, vai, prosegui. Ce ne sono tanti, per esempio, che parlano di tutto il Sud America. Il Sud America è un patrimonio inestimabile di queste civiltà che sono... ancora non sono andati a fondo in tanti posti dove abitavano gli Azzechi, gli Incas, sì. Nella penisola del Belize, in tanti posti ci sono tante di quelle piramidi, tanti di quei monumenti da studiare, e devo dire che purtroppo quando i conquistadores, gli spagnoli, arrivarono, come tu pensai, i gesuiti che stavano appresso bruciarono tutte i papiri, tutti i libri, tutti i documenti che attestavano queste grandi civiltà, che esistevano, sì, e che erano autoctone abitavano tutto il Sud America, ma anche il nord degli Stati Uniti, tutto il Golfo del Messico, eccetera, eccetera. Questo l'abbiamo già detto. Sì. Purtroppo, ripeto, la maggioranza dei testi che fanno moderni, che fanno riferimento a queste civiltà, sono di bibliografia anglosassone. La bibliografia italiana scrive chilometri di libri su Berlusconi, ma non si interessa. Certo. Non si interessa di queste cose. Beh, noi invitiamo gli amici che ci sentono, che ci sentiranno, dato che la trasmissione poi è registrata e sul sito la possono trovare, anche quelle degli altri giovedì, invitiamo i nostri amici ascoltatori, quelli che conoscono e sanno leggere l'inglese, e tanto siccome non è che devono andare di corsa, possono leggerlo con tranquillità, e di andare su via internet, sulle biblioteche di Washington, per esempio, altre via New York, anche a Londra. Ti dico anche una cosa, sì, che adesso non mi ricordo se l'Università di Roma ha fatto un'attività meritoria in Iraq col fatto, sì, che, sì, le truppe europee, diciamo, hanno occupato questo paese per motivi terroristici, eccetera, eccetera, hanno rimesso in funzione molti musei di Baghdad, dove sono conservate delle opere altissimo valore dei reperti archeologici, e credo che andando sui siti su internet, mi pare di averlo visto una volta, delle università italiane, ma credo proprio dell'Università di Roma, si possa addirittura visitare, cioè, via internet i musei principali di Baghdad. E penso di sì, sai. Sì, si possono visitare in maniera digitale tramite internet, ed è opera di scienziati italiani visitare questi musei dove ci sono delle opere incalcolabili delle antiche civiltà che prosperavano nell'Iraq al confine tra i due fiumi, no? Il Tigri e l'Eufrate, gli Accadi, i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, insomma.
insomma queste grandissime civiltà, devo dire che le università italiane hanno fatto un'opera meritoria lì in Iraq, dove hanno, dopo che alcuni musei erano stati saccheggiati o distrutti, gli hanno ridato vita, insomma. Bene, 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 bene. Oh, Gianfranco, tu dici sempre delle cose molto interessanti e segui, da ripeterlo, stimolanti per la, no, la curiosità, ma la voglia di apprendere, perché c'è gente che, anche se c'ha lauree, quello ti alza, o anche quelli non laureati, non diplomati, chiunque sia, abbia, che abbia la voglia di conoscere cose diverse dal solito, ecco, e tu li stimoli bene, perché li sproni veramente, sono contentissimo. Senti Gianfranco, chiudiamo qui così? Hai altre cose? Penso che per oggi abbiamo detto abbastanza. Bene. Attendo di nuovo una tua chiamata e sì, senti. Speriamo di sentirci bene giovedì prossimo. È giovedì e Ferragosto, credo che non andremo in onda. È Ferragosto, perciò noi qua una settimana di riposo ce la prendiamo da lunedì. Però, allora, però non esclude che possiamo fare qualche flash giornalmente di un quarto d'ora, 10 minuti, perché tanto anche se sto fuori con le, come si chiamano, con le chiavette, possiamo tranquillamente sentirci, oppure anche se c'è un attacco per internet va benissimo. Stai tranquillo che qualche cosa faremo sotto agosto, non lunga, non una trasmissione intera come facciamo oggi, ma magari un quarto d'ora, mezz'oretta te un giorno e qualche altro amico un altro giorno, però non saremo solo a riposo all'aria, ecco, questo lo posso assicurare. Va bene, va bene? Allora, mi resta che augurarti buon Ferragosto a te e a tutti gli ascoltatori, e anche a te, sperando che faccia meno caldo. Certo. Bene, grazie, bene. Ciao. Ripeti il tuo ciao. Sito, il tuo sito, Gianfranco, vai. È il mio sito, potete andare su Facebook alla voce Astrologo Mittadron e avrete molte informazioni di astrologia. Perfetto, bene, ti ringrazio ancora una volta, ciao. Grazie, buon ciao, weekend ciao, e buon ciao. Ferragosto, ciao, ciao. Ciao. Allora, signori, avete sentito... Adesso faremo un break. Prima del break però voglio ricordare alcune cose. Voglio ricordare un paio di cosettine. Allora, vi ricordate tal Caruso Francesco, questo ultra di sinistra, che ha fatto le dichiarazioni? Che dichiarazione ha fatto? Che vorrebbe vedere Berlusconi e tutti i suoi sgherri appesi per i piedi. Vuole un altro piazzare Loreto, ma questo è normale da parte dei comunisti, anche quelli normali, figuriamoci quelli ultra come lui. Ah, Caruso, vergognati! Vergognati di appartenere al genere umano! Vergognati di istigare all'odio e alla violenza! Quella è una frase che meriterebbe un accertamento da parte della magistratura. Se l'avesse detto uno di destra nei confronti di qualunque esponente di sinistra, sarebbe già stato denunciato. Ma lui è Caruso, non si tocca. Parliamo un attimino di sport, poi faremo la pausa. Avete visto come sono andate a finire i mondiali d'atletica, i mondiali di nuoto, ridicoli. Noi ancora dobbiamo puntare sulla povera Pellegrini, che ha fatto il massimo dato che l'età che ha. Lei è esordita a 16-17 anni, ormai non può essere la prima in assoluto, nonostante la medaglia d'argento che ha vinto nei 200. E noi abbiamo assistito come ha preso la medaglia, è arrivato il Malagò di corsa a Barcellona. Si è fatto intervistare il Malagò. Chi è il Malagò? Il presidente del CONI. Il Malagò, giacca, pantaloni, con la camicia sbottonata fino all'ombelico. Ma è possibile?
uno che rappresenta le istituzioni, posso capire due bottoni della camicia come faccio io, se no come mi vedono la medaglietta della Lazio e della Madonna. E lui fino all'ombelico tutto sbottonato, sono venuto perché la Pellegrini meritava. Ma signori miei, ma chi avete eletto come presidente del CONI? Ma come vi siete permessi di votare e fare eleggere un individuo come quello? Con i peli di fuori arrivi, in televisione, dentro casa mia entri così? Ma non è una vergogna? Sono stato 15 anni in televisione. Non ho mai smesso neanche in pieno agosto di portare la cravatta. Adesso va di moda non portarla, non porto la cravatta. Pure io in alcuni momenti, in alcune situazioni, non la metto. Ma non mi sbottono certo la camicia fino all'ombelico. A parte non si vedrebbe niente perché porto le canottiere. Ma i fighi invece poi non c'hanno la canottiera, c'hanno i peli di fuori fino all'ombelico. Vergogna, vergogna, vergogna. È una vergogna, è una vergogna. Io mi auguro che nella prossima assemblea di Camera e Senato, dopo le prossime elezioni che non saranno molto lontane nei tempi, ci sia qualcuno che faccia una proposta di cambiare i termini del CONI, come in Italia. Più di 3.000 dipendenti per fare che? Quando poi vediamo che quasi tutti gli atleti che vincono qualche cosa nella scherma, quella che ha vinto è carabiniere. Allora impalcatura del CONI a che serve? A far fare bella figura a Malagò? A mantenere 3.000 dipendenti? Per che cosa? Le medaglie ci costano centinaia di migliaia di euro quando arrivano. Ci sono nazioni che possono anche vincere meno medaglie, ma stanno in tutte le finali, vanno magari sul podio, no? Siamo ormai inferiori alla Francia, alla Spagna, per non parlare delle, anche l'Inghilterra. Gli Stati Uniti, vabbè, sono una razza a parte. E allora? Non riescono a far maturare atleti nelle varie discipline e non solo seguendo punte. Che poi se falliscono non ci sono seconde linee. Non c'è una selezione seria. Il CONI si prende i soldi di noi che giochiamo e che vediamo, non giochiamo, che vediamo il calcio, perché tutti i soldi presi con le tasse dal calcio, il 19% sui biglietti e quasi il 50% sui stipendi dei calciatori, a qualunque livello siano. Il calciatore gli dai 1 milione di euro di ingaggio, annuo ne paghi quasi un altro milione di tasse. E tutti quei soldi dove vanno? Il CONI cosa ci fa? Cosa ci ha fatto fino adesso? Devo ritrovare un articolo che parlava di una saltatrice in alto sarda che saltava come la Simeoni, ma non era fidanzata dell'allenatore della Simeoni. Allora è stata trascurata. Adesso forse l'articolista ha detto delle cose che non vanno, non è un mio pensiero, l'ho letto. Questa è stata trascurata, ma perché? Faceva male se ci fossero state due saltatrici di livello? O siccome, no, non si deve mettere ombra a chi fa la saltatrice e c'ha migliaia di lire all'epoca e di euro adesso, di rimborso spese, di sponsor, va bene, va. Andiamo con questo intervallo e poi sentiremo un altro amico.
Siamo ritornati fra Caccia e Realtà, Norberto Nicolai. Adesso sentiamo un nuovo amico, un altro amico nostro, che conoscete tutti. Vediamo, vediamo, chiamiamolo subito. Allora, un attimo di pazienza, signori miei, e lo chiamiamo tosto. Eccolo qua. Vediamo. Suona, suona. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mio caro principe Aldo Agliata. Sei presente? Grazie. Come si sta? Come si sta sulla spiaggia oggi? Si sta bene, dovresti sentire il mare sottofondo, appena appena leggermente mosso, come avviene sempre di pomeriggio. Sta benissimo. Bene. Devo dire, sono arrivato ieri e non sto proprio occhio. Sì, esatto. Alle ore 20 col tramonto mi sono tuffato, sta volando. Bene, bene. Vedi, ci vuole. Poco, sì, 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 ci sì, vuole. Sì, 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 indubbiamente. Indubbiamente. Allora, di chi vuoi parlare? Beh, sai, qui le. Uno, guarda, mi sta proprio sullo stomaco. Vai, vai, vai tranquillo. Il giudice che ha dato al Mattino di Napoli la sentenza ancora prima di averla pronunciata, lo sapevi, no? Non è che l'ha data dopo, l'intervista è uscita dopo, no? Prima. Prima, questo è lo scandalo, no? Certo. Ecco perché dico che la giustizia non è che deve essere riformata di più, capito? Perché è una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. Ma non è la prima volta che lo fa, ma ognuno pure a pensare che vengono prezzolati questi, perché farlo ancora prima che devi dire la sentenza in tribunale? Allora ci prendono i soldi, perché sennò è del tutto gratuita la cosa. Questo signore, come è uscito sul giornale, in una cena dichiarò anche il verdetto anni fa, il verdetto sulla esatto. Sulla famosa incantatrice di polli, come la chiamo io, manco il nome. Quindi voglio dire, ma che modo è questo? In tutto il mondo, veramente, neanche nel Biafra succedono queste cose. Quindi quando si dice che la giustizia è collocata in modo esponenziale a sinistra, non è che uno scopre l'acqua calda, non capisco perché non vogliono riformarla. Perché non gli fa comodo. Certo. Tu ricordati che quando fu fatta la legge dal governo Berlusconi che decurtava del 20% gli stipendi dei signori magistrati, è stata dichiarata illegittima e gli hanno restituito i soldi subito, entro una settimana, cosa che non fanno con le ditte che lavorano per lo Stato, per il pubblico impiego. Certo. Te lo ricordi? Sì. Come no, perfettamente. Ma perché il commento che puoi dare sulla quello che ha detto la Corte Costituzionale è che i stupratori non devono andare in carcere preventivo perché devono andare ai lavori socialmente utili, che dici? Quelli di massa, i stupratori di massa, capito? In India, che tanto vituperata, come io l'ho sempre attaccata per il fatto dei Marò, però quella, ecco, quella è una parte dell'India, in quella regione si sono comportati così, ma l'India vera non è quella. In India 6-7 stupratori di una donna sono stati condannati all'ergastolo. All'ergastolo, cosa che dovrebbe essere fatta pure tanto. I signori escono, o se vanno in galera dopo un anno hanno finito l'impegno civico, giusto? Loro se sono contenti e se dimenticano, e quella donna, quella ragazza, quella bambina stuprata porterà le conseguenze nella mente tutta la vita. Tutta la vita, esatto. È inevitabile. Ma veramente siamo in una situazione, oltre al problema noto economico, cioè non stanno facendo niente di niente,
fanno le leggi sui gay, su queste cose qui, che sono, credo che ci siano cose ben più importanti da fare. Certo. Che non per tempo con l'omofobia, queste stupidaggini qua. Ma sai, ecco, possono fare a tempo perso, quando hanno sì. tempo allora ci mettiamo le mani. Prima fai le cose serie, non esatto. che il problema dei gay picchiati non sia serio, io dico fai le cose utili. E dopo fai queste che non sono utili, a parte che se tu avrai letto sicuramente l'articolo di Veneziani sulla legge sull'omofobia, che è una legge antiliberale, una legge che prevarica il pensiero delle persone, e lui ha fatto l'esempio dell'infame, l'ha chiamata legge Mancino sulla ricostituzione del partito, che uno neanche può dire quanto sarei stato contento sotto il fascismo illo tempore, che viene arrestato eventualmente, infatti li arrestano, capito? Allora io credo quando uno inneggia Stalin gli danno la medaglia, è certo, no, a me quello che fa schifo non sono tanti i comunisti in se stesso, ma sono una delle categorie più ignobili sulla faccia della terra, i cattocomunisti. Che dici? I cattocomunisti, certo, beh, quelli sono i peggiori. Guarda, pur sbagliando, il comunismo, pur sbagliando, ha una sua ideologia statale, come vuoi. Sì. Ma il cattocomunista, cioè quelli democristiano e comunista nello stesso tempo, è la peggior specie che esiste al mondo, sono loro che ci hanno portato alla rovina. Sì. E ancora ci sono, purtroppo. Leggevo. Può essere sbagliata, ma loro non hanno ideologia. No. Chiunque di questi, tu guarda, Prodi è un cattolico comunista, sai, no? Sì. Pure questo che c'è adesso è la stessa cosa, sì. Proviene da cristiano. Certo. Che fa il comunista. La cosa, quella brutta, la panzina. Mamma mia. È la stessa cosa. Contro ogni tentazione. Sì, contro ogni tentazione. Lo sa però. Uno, se dovesse rimanere lei l'unica, l'ultima uomo, donna, si vuole. No, io me lo taglierei, guarda. Piuttosto. Ma guarda, adesso a parte la battuta, dico, ma è una cosa, tu sai che un prete in Sardegna deve essere un militante della cricca del famoso Don Gallo, prete comunista, che è morto, ecco, e in Sardegna si presenterà per unire tutte le parti che vogliono il bene della Sardegna, con i comunisti naturalmente, col PD. Certo, solo da quella parte, è ovvio. Che dire del tuo sindaco Marino? Mamma mia, vai tranquillo. Mamma mia. La famosa università di Pittsburgh è stato cacciato via perché rubava, gonfiava le fatture, le gonfiava in modo esponenziale, capito? E questo è il sindaco di Roma, capito? Che sta facendo un casino con la chiusura dei fori imperiali, che è una cosa vergognosa. Tra l'altro, sì. Poi devono fare il giro, non so se hai presente, devo passare dietro, dove anche lì c'è il rischio del troppo traffico, va a ledere le mura del Colosseo. Certo. Pensa che casino, per fare che cosa, poi? Questo non riesco a capire. Per fare. Perché? È uno scellerato. Sì, ma siccome ci sono dei pseudo cittadini escrementali che abitano a Roma, magari nei quartieri che gli piace andare lì a passeggio, oppure vanno in bicicletta, che il signore mi perdoni, meglio che sto zitto, non mando maledizione a nessuno, perché mi hanno insegnato che la processione rientra da dove esce, perciò stiamo zitti, e invece di affrontare i problemi di Roma, no? Come stavi accennando pure tu, certo. Prima i commercianti li ha messi dopo sul sedere a terra, ce ne fosse stato bisogno. Ma io via Merulana, cioè, no, traffico di alta densità, per cui non se ne ferma più nessuno. No, sai qual è il problema? Però io sono contento. Pure io. Mi dispiace, sono contento, se la prossima volta imparano a votare le decisioni. Bravo. Bravo, io lo sto dicendo da trasmissioni e trasmissioni, da quando è balenata questa idea nella mente del Marino, è proprio questo, ve lo siete votato? La prima circoscrizione, ecco, ha sempre votato a sinistra in tutte le epoche, ve lo tenete, dove dovete, intossicati smog, i negozi devono chiudere o cambiassero sede. Purtroppo lì mi servo di un negozio dove mi servo io, che c'ha roba di livello e anche roba normale, secondo le esigenze che uno ha
non tanto per tutte le tasche, perché il livello è sempre medio-alto, ma anche altissimo, però c'ha tutte le taglie, ecco, diciamo la verità. Ecco, non posso fare la... taglie forti, e non quelle che tu te compri un vestito perché ti entra, però a uno come me, però poi devi tagliare le braccia, le maniche, devi allargare, oppure devi restringere, non va, quindi ci sono quelle calibrate, e questo secondo me chiuderà, perché se veramente... Io come ci arrivo lì? Con la macchina già era un'impresa andarci, adesso sarà impossibile. L'autobus, quanto tempo sto su un autobus? A me dà fastidio. Perché io la gente con cui stare, ma voglio scegliere io. Capito? Non voglio stare in un autobus dove magari c'è gente romanista, comunista. Oh, di che siamo? Catto comunista? Non ci sto. Essa comunitario. Io pensavo che piovesse con questa specie di medico truffatore, perché insomma è uno che va all'università di quella portata, si mette a pagare le fatture per mettersi in tasca, devo dire. Ma è stato condannato, è stato... Lo sapevano, cioè, li hanno cacciato proprio via, non ci deve mettere i piedi negli state, e qui che fanno per la morale, lo fanno sindaco di Roma. Ma veramente è una vergogna, ma è giusto che sia così. Sì, questo sì. È un paese, come ti ho detto, di burattini, vabbè, peggio di Guacquaraguai. I Guacquaraguai già hanno una loro dignità. Ma pure io dire. So che quello ha fatto determinate cose, gli ha dato il voto, uno così. Gliel'ha dato un quarto degli aventi diritto. Oh, questo ha vinto, perché un quarto... Su un quarto degli aventi diritto, attenzione, su un quarto degli aventi diritto la maggioranza di un quarto l'ha votato, perciò quasi niente, però intanto fa il sindaco. E mi vuoi dire qualche cosa per le denunce che sono state fatte contro gli organizzatori della manifestazione a via del plebiscito? C'ero io là, ci sono stato. Bene. E adesso non gli va bene niente, quando le fanno loro le dimostrazioni così chiamate spontanee, fanno dei casini allucinanti, va tutto bene. Sì. C'è una sperequazione tra una parte e l'altra, che è una cosa vergognosa, ma io dico non lo so veramente. Ma tu lo sai che quello che diciamo che di fatto è il capo della ditta che ha fatto l'installazione e tutto rischia pure la galera? Certo. Rischia anche la galera, ma i permessi sembra che ci siano, adesso vedremo un po', ma vedrai se qualcuno porta la testimonianza che il permesso è arrivato, non la mettono come teste, come hanno fatto per Berlusconi, oh ragazzi. Non so, certo, 180 testimoni ne hanno sentiti 6. Sì, infatti. Poi allora la difesa ha scremato e ne ha presentati 48, neanche quei 48. Signori miei. No, perché lo dovevano condannare? Ma io già l'avevo visto quel giudice, quando già l'avevo detto e predetto, mi dispiace fare la Cassandra in questo caso. Sì. Però ho visto l'atteggiamento di quel giudice quando leggeva la sentenza, guardava a terra proprio. Sì, ma sì, sì. L'ultima parola già si era girata andata. Sì, e voglio dire, è stata una cosa vergognosa, come allucinante. Tutte le cose vergognose. Pronto? Pronto? Oddio, è caduta la comunicazione, adesso vedremo di ripristinarla. Vediamo un attimo. Siate pazienti. Eccoci. Sulla vergogna siamo caduti. Senti, parliamo di cose serie, guarda. Sì. Questa dopo, come al solito, mi faccio uscire delle parole o degli aggettivi meritati, poi attenzione a questa lo so. Specie di razza umana, e allora poi magari becco la denuncia come al solito, ecco, lasciamo come vanno le cose in questo paese, capito? Certo, superiamo le cose serie. Io direi di parlare un po' di Lazio. Bene, perfetto. Non vedo niente di più serio che Lazio. Sono completamente d'accordo. E qualche speranzuola ce l'abbiamo con i gemelli, che è un momento favorevole, vista la vincitrice individuale della Coppa del Mondo di Fioretto e gemelli. Gemelli, sì,
credo che l'influenza di Nipper sì è intervenuto prima, non so se ha avuto tempo di sentirlo, sui Sumeri, molto molto interessante, sì, molto interessante. Era un egiziano lì, lui è il suo forte, sì 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 sì. La prossima volta parlate delle piramidi. Sì, ha parlato, ha accennato alle piramidi, sì, 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 ci ha detto delle cose che, sì, 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 molto interessanti, infatti noi... Non c'è stato mai sepolto un faraone là, no? No, infatti, l'ha detto, sì, 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 l'ha detto. L'ha detto, non c'è stato mai un faraone che è andato a finire. Ma sai, io mi auguro, tra le decine e decine di nostri ascoltatori, miei e vostri, che intervenite, ci siano almeno... un decimo di quelli che ci ascoltano stimolati si vadano a vedere i libri, a comprare i libri e a leggerli, già sarei soddisfattissimo, già sarei molto soddisfatto se un decimo facesse questo qua, sarebbe un grande successo, certo, certo. Ma io sono convinto, guarda, che i nostri ascoltatori, i nostri già da tanto tempo, no, che siamo insieme, ci stanno seguendo, dappertutto, ci seguono sempre, e sono, c'è uno zoccolo duro che trova. Intelligenti ci seguono, sì, sì, sì. E poi loro sanno che fra calcio e realtà è Norberto Nicolai, Roberto De Angelis e gli amici che intervengono fissi come te, come Renata, certo, che sta già in ferie. E come accennavo al nostro Gianfranco Mittatron, giovedì non faremo la trasmissione perché è Ferragosto. Però ciò non toglie che io sia fuori Roma chiaramente per qualche giorno, poi vado fuori ai weekend, ritorno, ma la settimana di Ferragosto, i 3-4 giorni centrali, compreso Ferragosto, non sarò a Roma. Ma noi possiamo sempre fare delle trasmissioni, perché dove vado credo ci sia l'accio internet, male che vada c'ho la chiavetta che mi permette anche senza fili, certo, esatto, esatto, di entrare, e potremmo fare qualche flash di 20 minuti, mezz'ora, con voi, perciò ecco, voi non mi abbandonate, io non vi abbandono, ma la cosa più importante è che noi non abbandoniamo i nostri ascoltatori, giusto? Assolutamente, l'importante è che seguano sempre con attenzione. Certo, certo, certo. Volte, no, non prestano attenzione, può succedere, magari invece i discorsi, gli argomenti che prendiamo sono sempre persone. Sì. Quindi vanno seguiti bene. Oh, bene, bene, bene. Per chiudere al volo, che poi ci abbiamo il nostro amico onorevole Fioretti. Sì, che poi c'ha un impegno politico e non può stare oltre una certa ora con noi. La nostra Lazio, sei soddisfatto della campagna acquisti? Sì, moltissimo, devo dire, anche se vanno vanificando o vanificando sempre il fatto che manca il centravanti, eccetera. In realtà, ma noi abbiamo tre giocatori che provengono dalla primavera, che io li ho visti giocare, Rossi. Sì. E l'altro Tucarà è stato rimandato alla primavera, ma Keita e Rozzi restano col gruppo, Ma io lancerei questi, perché certo, devono fare, prendi un centravanti a doppia cifra, e quello costa a doppia cifra ugualmente, ma costa, infatti. Se no ce l'hai in casa, ti metti con Rozzi che esplode veramente, perché è bravo. Ma anche lo stesso Floccari, come abbiamo detto più di una volta, non è uno da 25 gol, ma uno che i suoi, se sta bene, se non c'ha infortuni di mesi, i suoi 14-15 gol li fa. Per comprare uno che superi Floccari devi spendere decine di milioni. Allora, certo, tanto vale, tanto come hai detto tu, tenersi i due ragazzini, che poi c'hanno il fisico già, non è che sono ancora... No, è un gigante. Sì, 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 sì. Ha un bel piede sinistro, la porta la inquadra bene, quindi voglio dire, è un peccato non farli giocare, è un valore aggiunto della società, questi che ti escono fuori, nelle altre nazioni giocano a 17 anni, questi già ce ne hanno 20, quasi dovrebbero. Sì, 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 ma ringraziamo che il nostro Petrovic vede i giovani, perché sicuramente questi saranno della Lazio del futuro, guarda, sicuramente. Cavanda, Leonardi, e adesso finì fuori da dove? Dalla primavera? Sì, e sì. Allora perché non insistere? L'abbiamo già detto di... Con giocatori grandi, dove possono sicuramente...
sicuramente imparare certo. come si gioca a calcio tatticamente, perché tecnicamente posso garantire che già sono belli che sì, sono convinto. Ma Saltrano con un anno in più, perché c'ha 17 anni da augurare, eh? Non ce lo scordiamo. Questo stava nella primavera perché l'hanno preso, altrimenti doveva stare ancora tra gli allievi. E questo Saltrano c'aveva 18-19 anni, già è pronto adesso tecnicamente, potrebbe essere pure fisicamente. No, si deve strutturare fisicamente, ma io per esempio Rossi e l'altro Tucarà, quelli già sono pronti. Che età? No, l'altro, che è quello è fragilino di fisico. Ma Tucarà l'ha rimandato in primavera, è troppo ragazzino ancora. Come ha preso un altro nella cantera del Barcellona, sì. Senegalese di prestigio, ma poi ha preso un paio di slavi, ha fatto. Si chiama Sec, sì. Farà veramente strada perché è veramente molto bravo. Quindi, questo la dice lunga sul fatto che da quando c'è il generale De Martino. Non capirà niente di pallone, però è molto serio, capito? No, Coletta, Di Martino è Coletta. Martino era il generale, quello vero. Sì, senti, Coletta, a parte è stato generale, ma Coletta, il suo mestiere era proprio quello di occuparsi dei giovani dopo che ha finito... Di organizzare. Ha avuto dei premi per il suo lavoro sui giovani, Non era un illustre sconosciuto inventato da Lotito per risparmiare soldi, capito? Alla faccia di quelli che ancora ce l'hanno con Lotito, e qualcuno si evita ancora a dire che Lotito è romanista. Che vergogna, è proprio una vergogna. Va bene. È un luogo comune, ma insomma è abbastanza vero. No, assolutamente no. Non è mai stato, perché lui faceva parte, quando si è sposato la mezza Roma, è entrato a far parte di un gruppo che è romanista, tranne quello che poi ha le azioni della Lazio, e andava a vedere tutte le partite della Roma e della Lazio, perciò non è mai stato romanista. Chi lo conosce da anni, io l'ho conosciuto negli anni, fine anni 80, ti posso assicurare che non è mai stato romanista. Chi l'ha conosciuto da prima mi ha confermato, un costruttore. Io l'ho conosciuto dopo, preso la Lazio. Un anno prima che prendesse la Lazio. Ma io già da anni. Di Lotito, non ce ne può. Va bene. Allora, sta facendo il presidente a tutto tondo, e quindi questo, la Lazio è una delle pochissime società che è in attivo. Sì. E quindi a livello di amministrazione può dire che non è secondo a nessuno. No, questo e è vero. Si vede la crisi dell'Inter, che compra il giorno che non ha soldi e poterlo fare. Devono aspettare che entri il nuovo gestore dell'Inter, cioè l'indonesiano. Quando saranno, forse compreranno qualcosa da Roma. Idem, come sono, per carità di Dio, di soldi veramente grandi. Certo. Applauso allo Dito che riesce a fare le cose malgrado le difficoltà oggettive del momento, no? Quindi voglio dire, è una società sana. Bene. I tifosi smettano, non è un esempio di simpatia questo, sì, ma che ma per chi non lo conosce, perché chi c'è stato seduto a cena insieme, chi se lo incontra viene salutato con cordialità, ti posso assicurare che non è vero che ti No, lo so, ci sono stato assieme una volta, diverse cose, quindi per è tutt'altra cosa, ma come si pone a livello, diciamo, di immagine, e quando fa l'intervisione dovrebbe fare una scuola. No. Ma guarda, tu a me ormai mi conosci da anni, mi hai visto anche nella tua trasmissione in televisione, nella tua trasmissione, mi senti adesso che conduco, da quando conduco trasmissioni radio, e io mi presentassi come presidente della Lazio a Sky e a Mediaset starei ancora più in ca, non lo posso dire perché non è ancora l'ora, per dire le parolacce, e peggio di lui. Per come si comportano questi signori di Mediaset, poi lo diremo in un altro momento. La signora bionda che inneggiava la vittoria del Novara contro la Lazio 3-2 campionati fa, perché doveva
sembra che fosse tifosa del Novara, poi dell'Atalanta. Deve vincere, deve vincere, è vero che deve vincere. No, no, è perché loro, perché ricordiamoci sempre che l'Udinese, nonostante che Pozzo abbia i soldi, più di tanto non investe perché il bacino d'utenza è piccolo, perché a Trieste non fanno certo il tifo per l'Udinese, a Padova non fanno certo il tifo per l'Udinese, neanche a Vicenza. La Lazio, oltre alle migliaia, quasi abbiamo contato quasi 900, stiamo sfiorando il milione a Roma, dei romani cosiddetti, c'ha tifosi in tutte le parti del mondo. In Cina c'ha club con milioni di iscritti. Oh ragazzi, ma che siamo... Sì, è vero, è vero. Ecco, no, quella ridicolaggine. Ecco, perciò noi diamo fastidio come bacino d'utenza, perché potenzialmente può portare più soldi e possiamo controbattere il nord, tanto più che c'è questo fair play monetario, finanziario. L'Udinese non darà mai fastidio. L'Udinese non darà mai fastidio. Come la Riomma... Come diceva un mio amico, molti nemici, molte onore. Però quello è una cosa in perdita, uno deve avere molti nemici e qualcuno lo deve pure ammazzare e qualcuno lo deve mettere come schiavo. Perché se ci interessano solo molti nemici, prima o poi perdi. Va bene, Aldo. Daremo spazio al nostro amico Fioretti e noi ci sentiamo, tanto ci sentiamo, prepareremo questi flash di 20 minuti, mezz'ora, va bene? Fammi sapere, bene. Okay. Un abbraccio, ciao. Allora signori, noi abbiamo terminato con il nostro principe, adesso vediamo se troviamo l'onorevole Fioretti. Lo troviamo, non lo troviamo, lo troveremo? O sì, o no, para vero o para po. Ecco, squilla, squilla! Vediamo, eh? Oh, squilla! Non squilla? Squilla, ma non risponde. Allora noi andiamo con un intervallo. Facciamo intervallo, ragazzi. Vogliamo fare intervallo? Facciamo l'intervallo. Allora. Thank you.
siamo tornati fra calcio e realtà. Siamo giovedì 8 agosto 2013, Norberto Nicolai ai microfoni. C'è stato un piccolo incidente tecnico con la mandata in ordine, in onda, non in ordine, del nostro intervallo. Allora, vediamo un attimino se lo troviamo questo nostro onorevole. Lo troviamo sì o no? Che faremo là per lo? Squilla tutto, però. Salve, come sta? Ah, bene, bene. Un po' accaldato, però siamo in regia e si lavora e si lavora. Caro onorevole. Sì, siamo in diretta, siamo sempre in diretta, noi siamo dei direttissimi. No, adesso a parte gli scherzi. Devo fare una cosa proprio breve, 3 minuti e mi richiami? Perché sto per finire la cosa e volevo 3 minuti e mi richiamavi? Va bene, ok. Grazie. Bene, a dopo. Allora, signori, noi andiamo un po' avanti così con le cose da raccontarvi. I negozianti, 29 luglio, perso l'80% dei clienti. Queste sono cose vecchie, l'abbiamo detto. L'associazione Via Condotti boccia il progetto, aumenterà il degrado. Oh ragazzi, ma questo, ma non lo immaginavate che avrebbe fatto una cosa del genere? Perché deve dare la guazza agli elettori, quelli sicuri, no? Che vogliono andare in bicicletta, vogliono avere gli spazi per camminare a piedi, tanto che gli importa a loro se poi i giorni lavorativi la gente può o non può andare in questi posti. E allora? Peggio. L'80% è contraria? E chi se ne importa bacia la porta. Questa è una canzoncina vecchia, c'ha gli anni del cucco. Oh, finalmente hanno detto che i Ottave sono come le Brigate Rosse, sono atti di terrorismo. Certo, è certo. Che vogliamo fare? La Scozia non ci sta. La Scozia, tradita da alcuni pseudonobili che si erano venduti illo tempore, alla Gran Bretagna, agli inglesi, la Gran Bretagna è tutta l'isola, agli inglesi, per avere terre e castelli, hanno venduto anche la loro regina, Maria Stuarta. Adesso gli inglesi, non specialmente quelli cattolici, chiaramente, vogliono votare l'indipendenza. Però c'è un rischio fondamentale per chi ama lo scotch, quello vero, quello fatto nel nord della Scozia con quel tipo di ruscello, quella torba importantissima per fare dello scotch pregiato, anche quello non invecchiato. Teme una cosa principale, è che se questi si staccano dal Regno Unito, dalla Gran Bretagna e diventano nazione indipendente, parte ci saranno problemi con i protestanti, ma questi metteranno delle barriere di dazio altissime. E quanto ci verrà a costare una bottiglia di buon scotch? Ah, mi preoccupa il fatto, E che vogliamo dire? Diceva il buon Tremonti, sempre sul Giornale d'Italia, Tremonti, quella lettera della BCE fu un golpe. Siamo vicini al secondo anniversario della lettera BCE, quella che il 15 agosto 2011, chiedendo al governo Berlusconi un rigore finanziario mai visto prima, ne innescò la caduta. Il giornale ha pensato di celebrarla parlandone con Giulio Tremonti, allora ministro dell'economia. Allora, Bondi,
cioè Tremonti, fu quello che avvertì certi pericoli e tentò di fare delle soluzioni. Qui era contrario chi? Fini, il finito, il traditore. Colui il quale che impedì anche la riforma della giustizia, impedì signori miei, quelli furono delle giornate vergognose per il Fini, che tanto però c'ha una pensione come deputato, dove abbiamo contribuito a mandarlo anche noi. Fossero cascate le mani prima di mettere il nome suo sulla scheda la prima volta. Purtroppo non avevamo capito subito di che pasta fosse fatto questo individuo, questo pseudo uomo di destra che ha aiutato lo sfascio. Allora, io direi di risentire il nostro amico Fioretti, vediamo se adesso è libero, vai. E pronti siamo. Qui non squilla. Squilla? Non squilla. O qui o squilla o non squilla. Allora, vediamo. Vediamo che succede. Tim, messaggio gratuito. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Va bene. Lasciamo così. Allora, su il giornale sempre c'è un articolo interessante. Polemica Roma, quel fascio comunista che agita la sinistra. L'onda lunga della vittoria di Ignazio Marino al sindaco di Roma ha creato uno tsunami politico non solo a livello di Roma Capitale, ma soprattutto su base municipale. Tutti e 15 i municipi sono oggi nelle mani del centrosinistra, incluso quel 15° municipio che da sempre era feudo del centrodestra. In questa rivoluzione ci sono stati anche diversi cambi di casacca, il più eclatante dei quali, come riporta il sito formiche.net, è stato quello dell'ex presidente di Assemblea Municipale, Simona Ariola, ex FLI e prima ancora PDL, e prima ancora AN e prima ancora MIS, salito all'ultimo minuto sul carro della lista Alfio Marchini ed oggi assessore al commercio del 15° municipio nella giunta di Daniele Torquati, candidato presidente del centrosinistra e uomo di riferimento del PD a Cesano. Praticamente un volo carpiato in chiave politica nella piscina del 15° municipio, dove ormai fascio comunista Ariola pare sguazzare allegramente, sbeffeggiando in modo molto duro dai suoi avversari. In questi giorni sono apparsi per le strade del 15° municipio diversi manifesti anonimi che rappresentano tutti i salti politici fatti negli ultimi anni da Ariola, fino a quella sorpresa del centrosinistra di Torquati. Ora c'è chi chiede addirittura che l'ex fascio, se ha il coraggio, prenda anche la tessera del PD. Tanto ormai. Allora, che si può dire di un personaggio del genere? Io però dico una cosa, e questa bisogna dire chiaramente. È vero che il Marino è stato eletto da una rappresentanza di elettorato talmente insignificante che in un paese serio avrebbero ripetuto le elezioni. E tu non puoi vincere con la maggioranza su una minoranza. A parte che poi più di una persona seguita a dirmi che ha sentito odore di brogli elettorali, di schede cancellate, di preferenze annullate, ma proprio di schede favorevoli alla casa PDL eliminate dalla conta. Adesso
questo è tutto da verificare. Mi hanno riferito nei bar, nei cose, non so neanche i nomi di chi me l'ha riferito, non lo so, ma io non mi stupirei di niente, non mi stupirei di niente. Allora, se il giocatore vale 145 milioni, mi dovete dire perché gli estremisti integralisti musulmani si devono incavolare, perché questa appartiene alla squadra del Tottenham, che è la squadra del quartiere ebraico e alla maggioranza dei tifosi di religione ebrea. E allora qual è il problema? Allora tutti incazzi, scusate, oddio, l'espressione, ti inalberi, perché questo viene valutato 145 milioni. Allora, signori miei, forse voi non dovete ricordare che i soldi del calcio restano nel calcio. I 145 milioni li paga chi li ha presi dal calcio o di tasca sua, non toglie niente a nessun cittadino di nessuna parte del mondo. E allora? A integralisti, ma che volete? Ma pensate a voi. Gigino De Magistris, giustizionalista con la giunta piena di indagati, che da PM metteva sotto torchio i politici, e ora a Napoli deve difendere i suoi tanti, fra parentesi, assessori finiti nel mirino delle toghe. Allora, caro Gigino, ma vi ricordate che era quello che aveva detto, no? In 5 giorni risolverò il problema della monnezza. Ma sapete che c'è? Ma vi sta bene a Napoli? Ma vi sta bene? Vi sta bene? E allora? Riproviamo un attimino al nostro amico onorevole, no? Vediamo che succede. Ci ha chiesto 3 minuti, ma adesso sono un po' più di 3 minuti. Ah, è libero. Oh, eccomi qua, pronto e disponibile. Bene, bene, caro onorevole. Allora, cosa c'hai, qualche una cosa in particolare da dirci, o ti devo io fare qualche domanda? No, stuzzicami che è meglio. Ah, allora, come ti sei permesso di partecipare a via del Bebiscito a quell'ignobile riunione che ha provocato danni alla città di Roma, per cui l'organizzatore, quello che l'ha fatto, verrà denunciato, la magistratura lo denuncerà, gli farà una grossa multa e lo schiafferà in galera. Come ti sei permesso? Dopo questo inizio così ironico, di cosa vogliamo parlare? Di un poveretto che pensa che non ha ancora capito cos'è la città di Roma. E a settembre, quando arriveranno, ritorneranno, riprenderanno la città in mano ai romani e si renderà conto di quello che sta combinando. È una delle cose più gravi che siano state mai fatte, perché vedi, da un amministrativo uno se lo può anche aspettare, no? Ci dei conti, potrà usare il permesso per palco, non c'era, allora uno dice faccio la multa perché giustamente non hai pagato, eccetera, eccetera. Sì. Da uno che diciamo che già ci capisce poco, iniziare a parlare di multe, di operazioni che possono essere fatte contro la città, quando fin dei conti, siccome c'era tanta gente, hai fatto un palco, che reputo che sia la cosa più giusta aver fatto un palco in quel momento, insomma. Sì. Diciamo che un velo pietoso su quello che sono state le dichiarazioni di qualche uno che sta alla carica di sindaco di Roma. Niente più o meno di dire di più, perché se non si fa solo per pubblicità. Sì, infatti, infatti. Che non è nemmeno degna di questa pubblicità che di cui ne parliamo adesso. Io vorrei stendere un velo pietoso. Sì, tanto più che l'ha eletto una minima insignificante, si potrebbe dire, usiamo le parole vere, un'insignificante rappresentanza di elettori romani, ma la colpa non è la sua che è stata eletta, la colpa è di chi non è andato a votare, o la colpa è di chi anche... Ma mi sono arrivato ogni tanto nei bar, sai, la gente ormai mi conosce da 20 anni che sto in radio, in televisione, molti mi conoscono, mi seguono,
Ma tu, molte persone hanno detto: ma mi è corsa voce che nelle elezioni per sindaco ci sono sparite centinaia di schede in favore di Alemanno per sindaco. Io ho detto: non lo so, ragazzi, non parliamo di queste cose, perché se non ci sono le prove, io non voglio mica essere denunciato per calunnia, perciò non ne parlo. È una tesi. Devo, come dicevi tu prima, devo anche io un attimo badare alle parole. Certo. Ecco. Per errore magari, mica dico altro, per errore, per buona fede, per mala fede, per mancanza di esperienza di coloro i quali erano addetti ai seggi, beh, qualcosa di strano comunque ci sta. Però c'è un fatto importante, insomma, che ti parla. Mi pare che tu non lo sapevi, però ti posso dire che io ho presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica insieme col collega Fabio Sabbadani Schiuma e abbiamo chiesto di rivedere alcune cose. So che la magistratura sta valutando se aprire o meno un'inchiesta e poi quando le cose andranno in porto potremo parlare. A oggi ti posso dire che ciò, almeno io personalmente, ho fondati dubbi su quanto è accaduto durante le elezioni. Questo proprio sì, te lo posso dire in verità. Ecco. Ci sono delle cose che non mi convincono proprio. A distanza di un mese e mezzo, un partito che perde 50.000 voti, a distanza di pochissimo tempo, un dirigente che dice: io devo tutelare solamente alcuni candidati. Insomma, ci sono frasi, ci sono voci, ci sono cose che insomma ci lasciano parecchio sì, dubbiosi. Questo l'avrebbe detto un candidato a sindaco, vero? Non c'è alcuna prova, sì. Ci sono però esposti denuncia che continuano ad andare avanti. Il fatto che vado avanti mi fa pensare che quindi qualcosa di poco buono sia accaduto. Eh sì, questa è un po' la sensazione che, come ripeto, a me mi hanno detto alcuni dei fedeli che mi seguono, che mi riconoscono, come tu ben sai sono stato 15 anni in televisione, perciò anche con il viso sono conosciuto, c'ho il mio zoccolo duro. Il mio, della trasmissione Fra Calcio e Realtà, c'è uno zoccolo duro che mi segue dappertutto e alcuni dubbi me l'hanno instillati e vedi, quello che tu hai detto fino adesso ci dà non la speranza, la tranquillità che è stato fatto qualcosa da te e da altro collega Sabbadani Schiuma per arrivare alla verità, a capire dati che sono molto strani. Faccio un esempio, senza far nomi, una consigliera municipale di lungo corso che abita nel tuo quartiere che non ha ritrovato nemmeno il suo voto. Sto parlando di decine di voti che non si sono ritrovati in alcuni territori di Roma, sto parlando soprattutto di cose che sono accadute e che nessuno ha avuto il coraggio di dire che potevano essere cose che riguardavano di per sé stesso anche il PDL, ma non solo il PDL. Certo. E poi ecco questa cosa strana di ci sono partiti. Allora, tu anche hai fatto le elezioni, no? Sì. Quindi sai benissimo che le preferenze rappresentano il 20, il 30. Il 40%, mi sto proprio allargando sì. Il 10% dei voti di lista. Certo. Beh, ho fatto 6 volte il presidente di seggio, perciò le cose come dici tu. Questo accade stranamente per queste elezioni, questo accade solamente per per tutti i partiti, diciamo così, tranne che per il PDL e il PD, che prendono 83% di preferenze e 79% di preferenze. Non esiste. Non è una cosa un po' strana. Non esiste. La risposta datami su questa mia
confronti di qualcuno è stata: hanno votato così pochi che hanno votato solo gli addetti ai lavori. Mi pare una grande stronzata. Sì, 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 se diciamolo, diciamo. E guarda, l'83%, il 70%, ma non esiste, non esiste, non c'è proprio, la gente si scorda i nomi, ma non esiste, ecco. Certo, certo, guarda, è una cosa. Comunque, tanto per dirlo ai signori, non a quelli che l'hanno votato, a quel tizio che non nominiamo per non fare pubblicità, ma a quelli che non sono andati a votare e che usano la macchina e la parcheggiano sulle strisce blu pagando il ticket, che glielo aumenta, ma glielo deve triplicare, non aumentare, triplicare, tanto il sottoscritto va in taxi quando gira. La macchina la uso per andare fuori Roma nei weekend, come tu ben sai. Perché altrimenti... No, ma la cosa è che vuol mettere pure la macchina sotto casa, che bisognerebbe pagare. Questa, tipo, cioè, allora, poi vedi, perché poi si innestano quei meccanismi incredibili. Io ti prego di lanciare, se facessi una cosa del genere, proprio dalla radio, una cosa molto bella: la class action nei confronti del Comune di Roma. Perché su questa base, se tu fai pagare anche i residenti, io residente, dove, siccome la legge parla di 50% di strisce blu e 50% certo, di strisce bianche, facciamo conto una via tipo via Alessandria, tutti quelli a sinistra sono blu, tutti quelli a destra sono bianchi, perché alla fine devono essere uguali i parcheggi. Sì, sì. Allora, siccome questo non esiste, siccome questo sono molti di più i blu dei bianchi, è chiaro che se tu fai un esperimento di questo genere, io a mia volta mi difendo. E certo, e certo, e certo. Basta con questa storia, bisogna incassare i soldi servono per fare le operazioni serie che si possono fare, i soldi non servono per giocare e per fare cose che poi non portano bene a nessuno. I soldi ai comuni servono soprattutto perché questi devono essere nelle condizioni di dare i servizi al cittadino. Certo. Così mi pare che li stiamo togliendo i servizi. E si vede per la metro C che tu hai accennato l'altra volta, ne abbiamo parlato l'altro giovedì. Sì, sì. Questa metro C, a questo punto, sembra che sia colpa della ditta e dei lavoratori, da come la dipingo. Per forza. Allora, tu devi sapere che oggi, come oggi, quando si hanno i soldi dal CIPE, cioè i soldi dallo Stato, prima che arrivano un cazzo ci vuole un po' di tempo. Allora sì, basta semplicemente fare un anticipo, la cassa dei costi e prestiti, e quindi i soldi ci sono. Dire che i soldi non ci sono è una bugia, è un atto poco conto nei confronti delle persone che ormai sono intelligenti e capiscono queste cose. Allora, a me sorge spontaneo un pensiero, l'ho detto in altre due occasioni, due fatti, e dirò adesso te li illustro e poi vediamo se sei d'accordo. Allora, le bancarelle a Piazza Risorgimento, i cittadini si sono inalberati perché flusso di persone che vanno a visitare le bancarelle. Allora, sospese, e sicuramente mi ci gioco quello che volete, io non gioco, non scommetto per principio, mi ci gioco quello che volete in questo caso, che le bancarelle che ritorneranno lì, quando decideranno illi del caffè, illi loro, non saranno gli stessi, combinazione, ma guarda un po'. Hanno levato, vogliamo dirlo alla romana, i cessi a Piazza Mazzini e per i tassisti, perché è finita la convenzione e non l'hanno rinnovata la ditta che li impiantava. Vogliamo scommettere che sarà una nuova ditta quella che metterà i nuovi cessi per i tassisti? Vogliamo scommettere? E vogliamo scommettere che puntano al fallimento della ditta Metro C per far arrivare un'altra ditta? Vogliamo scommettere? Dici, sono troppo ironico? No, posso sicuro aver detto la verità, un po' di meno sulla ditta, quella che prende il posto, perché è un appalto fatto da 30 anni, perché da 30 anni è avanti, quindi credo che non si possa fare un appalto per così tanto tempo, ma che ci siano delle cose proprio incredibili. Cioè, ieri noi stavo, l'altro ieri, non mi ricordo, a Caracalla, e stranamente proprio di fronte all'ingresso l'altro ieri, c'era uno dei tanti banchetti che
E certo, penso, perché altrimenti ci dovrebbe essere tutto. C'è solamente un gruppo di tassi che possono prendere Caracalla, no? Sì. Con un film che non finiva mai. Cioè, questa non è una città facile da governare. Io per primo lo dico, senza alcun tema di essere smentito, ma certamente non aiutiamo a massacrarla ancora di più. Ecco, questo fatto che mi è capitato anche a me, alcune volte sono andato a Caracalla e tornando, andando in taxi, sono ritornato in taxi e stupidamente vedevo uscendo, arrivati proprio quasi sulla strada, abbiamo visto la fila con una signora di Caracalla, del teatro, che aspettava i taxi. Io ho detto: adesso chiamo la cooperativa che uso sempre io, da cui praticamente mi conoscono quasi tutti ormai gli autisti di taxi. L'ho chiamata e dice: non li trovano, finché qualcuno mi ha detto non possiamo venire perché quella sta in gestione a un'altra cooperativa. E vale una cosa normale questa, perché quel numero dovrebbe comunque permettere che all'uscita di Caracalla ci siano almeno 100 taxi, perché se ci sono 100, certo, come ci devono essere, esatto, bravo. Ecco, devi aspettare che se liberano dagli altri impegni, arrivano lì e ti caricano. Io quella volta, non avendo capito subito il meccanismo, io bello, mo chiamo i miei, fra virgolette, li chiamo i miei taxi, e invece purtroppo metto in fila e mi saranno passare avanti 60-70 persone. Allora, se c'è questo privilegio o accordo, può essere il teatro dell'opera. Sì, sì, ma per carità. Pare che sia una cosa al di fuori del bene e del male, perché se il taxi è un servizio pubblico, io devo garantire il servizio pubblico lo garantisco con la concorrenza, non è che c'è appalto solo dei Ma tu non pensi che l'uscita che qualcuno ha fatto, diamo la licenza anche agli extracomunitari? Che cosa ti fa pensare? Che vogliono attaccare una... Ecco, vogliono attaccare una categoria che fra la maggioranza certo non è molto vicino alle idee del PD, credo, adesso non vorrei esagerare. Però lei può dire che se Caracalla era così, anche l'altro anno era così. Sì, 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 sì. Dire che c'è qualcosa che non va, insomma. Eh sì, combinazione, ero con mia moglie, ero andata a vedere La Tosca e non in divisa fascista. Ah, perché poi questo la gente lo deve sapere, c'è stata La Tosca, La Cavalleria Rusticana, prima, che tu hai visto, bella opera, e d'accordo che l'autore della Cavalleria Rusticana era filo fascista, Illo Tempore, ma che poi li vestiti da fascisti, questi inneggiano, no? Come sulla Tosca, a Napoleone che aveva vinto la battaglia, ma di che stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Io sono contento, se vede che questo regista, questo sceneggiatore è amante, è un ex fascista come noi, forse, no? Che non si può essere fascista. Può essere uno che voleva fare una cosa nuova. Vabbè, ma nuova in un'epoca ambientata all'epoca dei Scarpi, al grande Scarpi. Io sto per Scarpi, lo sai, no? Sono un filo, scarpiano. Io sono filo papa, sono il papa imperatore, aridateci il Quirinale, bisogna che la ritiriamo fuori questo discorso, per far capire alla gente la truffa che hanno fatto i Savoia nei confronti delle allora non era neanche il popolo italiano, di quello che dopo è diventato il popolo italiano. Comunque, onorevole, noi per adesso... diciamo che questo è l'ultimo giovedì, di fatto, perché giovedì prossimo è Ferragosto, però state tranquilli, te e gli altri amici che intervengono, e tanto più i nostri ascoltatori che ci seguono sempre con affetto e con durezza, seguono Fraccaccio in realtà Norberto Nicolai, e state tranquilli che faremo dei flash durante la settimana di vacanze che ci prenderemo anche noi, perché pure noi abbiamo diritto ad andare in vacanza. E chiameremo tutti i nostri amici a farli, anche se non c'è non succede qualcosa di eclatante, li chiameremo ugualmente, giusto per non scordarli, per sentirli con piacere anche durante le vacanze vere e proprie. Bene, va benissimo. Allora, onorevole, ti ringrazio. Un saluto a tutti. Come si chiamano, no? La
radioascoltatori, come si chiamano? Radioascoltatori, è sempre una radio questa. Radioascoltatori. Vai. Bene. Un abbraccio forte e un saluto a tutti. Grazie, altrettanto. Ciao. Ciao, ciao. Allora, signori, adesso noi non facciamo pausa, non facciamo niente, chiamiamo direttamente il professor Eugenio Pacelli. Vediamo che succede. Ah, eccolo qua. Eccolo. Adesso lo chiamiamo. Pronto? Eccomi, ecco. Professore, ecco il nostro professore Eugenio Pacelli. Siamo un po' in ritardo sui tempi stabiliti. Sì, perché basta che c'è un argomento, 3-4 minuti ognuno, ecco lì che arriva al quarto d'ora, 20 minuti. L'importante è che siete sempre fedelissimi alla nostra trasmissione. Assolutamente, non ci sono problemi. Bene, bene, bene. Allora, professore. Ma come avevo detto, vorrei iniziare partendo da questa trasmissione, proseguendo poi anche di là, parlare un po' dei misteri dell'universo, insomma, bene. Che ci circonda, diciamo, e vediamo se questo tipo di argomento può interessare, insomma, chi ascolta la radio, diciamo. Io penso di sì, professore, sì. Su base scientifica, un argomento su base scientifica, che indubbiamente può allargare i nostri orizzonti e può farci porre delle domande. Partiamo un po' dall'inizio. Innanzitutto sappiamo che l'età dell'universo, quindi di questo immenso mondo che ci circonda, fatto di galassie, di stelle, di centinaia di grandezza, sì, è datato circa 13,7 miliardi di anni. Cioè, esattamente quando questo ammasso gravitazionale piuttosto omogeneo che si muoveva, diciamo, all'interno dell'universo, improvvisamente attraverso quello che è stato chiamato il Big Bang, al momento iniziale, è attivato. Ora certo ognuno di noi sul momento iniziale può dare delle spiegazioni, cioè chi magari ha fede può vederlo diciamo come la creazione di Dio, sì, chi ha fede invece può più appoggiarsi su quello che sono le teorie scientifiche. Sappiamo che tra i grandi scienziati che si sono succeduti nella storia, insomma, molti, pur essendo dei grandissimi fisici, però credevano in Dio, quindi appoggiavano, certo, le loro teorie anche all'immagine di Dio. Altri scienziati invece ovviamente puntavano semplicemente sulla conoscenza empirica e scientifica sperimentale delle loro ricerche. Abbiamo avuto l'esempio, è morta qualche giorno fa, qualche mese fa, Margherita Hook, no? Sì, è stata un po' una delle nostre più grandi scienziate, astronoma e quant'altro. Lei era una che un po', insomma, non credeva assolutamente, era proprio l'unica cosa in cui credeva era nella ricerca della fisica. Però rimedio, abbiamo anche grandi scienziati come Zichichi, per esempio, che è un fervente cattolico. Certo. Quindi, diciamo che le possibilità sono... Lo scienziato non è obbligato moralmente ad essere ateo, ecco. Assolutamente, assolutamente. Le sue teorie possono sposarsi bene con una visione invece più cristiana, insomma, sì, più religiosa, sì, se vogliamo essere. La teoria del Big Bang, diciamo che questa massa improvvisamente si è attivata, ha raggiunto temperature elevatissime, si parla di miliardi di gradi, e in pochissimi milionesimi di secondo si sono cominciate a formare tutte quelle strutture che sono state poi alla base della attuale fisica moderna, diciamo, no? Non a caso come abbiamo sentito, una delle teorie fondamentali che era collegata al Big Bang era quella del bosone di Higgs, detto anche bosone di Dio, particella di Dio, proprio perché nello stesso momento che si sono create tutte queste particelle, ma immaginiamo di pensare a
La sento poco, professore. Poi più... aspetti che mi sposto, sì. Mi sposto meglio. Immaginiamo, ecco. Mi sente meglio adesso? Sì, sì. Immaginiamo questa situazione confusa e caotica di questa massa enorme, a miliardi di grati, ecco che sono cominciate a nascere tutte le varie particelle. E proprio con la scoperta recentissima del bosone di Dio, no? ne parlavamo tante volte nella trasmissione, anche quando c'era gli ATA, insomma. Sì, in televisione, sì, qualche, sì. Esatto, qualche anno fa, quando praticamente si è creato a questo grande laboratorio, il CERN di Ginevra, dove sono riusciti a creare un immenso magnete, dove lanciando queste particelle, i protoni, a velocità elevatissime e facendole urtare, sono riusciti finalmente a dimostrare l'esistenza di questa particella, che è stata fondamentale perché ha dato la massa a tutte le altre particelle che altrimenti esistevano solo virtualmente, solo attraverso, diciamo, proiezioni virtuali. Ma la scoperta del bosone invece ha dato la massa a tutte le particelle, protoni, neutroni, elettroni, eccetera, insomma, diciamo. E quindi in sostanza questo ultimo mattone che aveva la fisica moderna estremamente bisogno per completare quella che è la sua principale teoria, quella del Big Bang, che è chiamata anche modello standard. Sì. Quindi diciamo, con questa scoperta è nato come una sorta di catalogo della materia, dove abbiamo provato l'esistenza di tutti gli ingredienti fondamentali dell'universo, così come lo conosciamo: le 12 particelle elementari organizzate in due famiglie, i quark e i leptoni, che sono proprio quelli, i veri mattoni della materia, che sono presenti sia nell'infinitamente grande, cioè quindi pensiamo, certo, a queste enormi galassie, ma anche nell'infinitamente piccolo, pensiamo appunto alla materia infinitesimale. E quindi è chiaro che con questa scoperta diciamo, abbiamo raggiunto, come dire, una situazione di verifica di questo modello standard molto molto avanzata. Però adesso c'è un altro problema che invece spinge e che sta interessando tantissimi scienziati in tutte le parti del mondo, ed è la materia oscura. Ecco. Cos'è la materia oscura? La materia oscura è una immensa quantità di materia che dovrebbe essere presente nell'universo, non in maniera costante, ma diciamo a macchia di leopardo, e sì, che sostanzialmente circonda l'universo, creando tutta una serie di situazioni che oggi si stanno cercando di verificare attraverso diverse ricerche, insomma, soprattutto attraverso il lancio di questi satelliti che vanno, sì, spazio, diciamo, proprio per verificare questa cosa misteriosa. Come se ne sono accorti gli scienziati? Se ne sono accorti perché si sono resi conto che nella propagazione della luce nell'universo, improvvisamente questa luce, pur senza vedere materia davanti, si fletteva, quindi incontrava degli ostacoli non visibili, che sono appunto quelli relativi a questa materia oscura, che pare che sia quasi il 90% della materia che circonda l'intero universo. E pensate che l'universo è costituito da una rete intricata cosmica di materia oscura e di galassia, che sì, si estende, pensate, per più di un miliardo di anni luce. È stata quindi qualcosa di inimmaginabile, no? Cioè, voglio dire, no, noi che siamo qui sulla Terra, in fondo, pianeta, perché come lo vogliamo chiamare, eppure siamo circondati a enormi distanze di mondi così immensi, no? Che la nostra Terra è qualcosa veramente di un punto, ecco, come può essere un elettrone che ruota sì, attorno ad un nucleo, diciamo. Eppure sembra, no, finora la scienza non ha potuto dimostrare soltanto che la vita è presente solo nel nostro pianeta, eppure pensiamo a quanti miliardi di galassie si estendono. E quindi è chiaro, come hanno scoperto? La sentiamo lontano, professore. Mi sente meglio adesso? Sì, 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 sì. Pensate che lo studio che è avvenuto
e notando la rotazione di galassie che erano poste circa 6 miliardi di anni luce di distanza dalla Terra. E la luce catturata dalle immagini del telescopio, immaginiamo un telescopio potentissimo, no? E quindi questa ricerca poi, diciamo, è appesa attraverso complessi studi basati su simulazione al computer, e però mancava una conferma, diciamo, di questa situazione, e la conferma è avvenuta attraverso il fatto che alcune di queste galassie improvvisamente flettevano la loro rotazione, flettevano e modificavano la loro orbita, proprio perché urtavano quindi un qualcosa che non è visibile e che si chiama la materia oscura. Bene. Tutto questo, ripeto, partendo dalla teoria di Albert Einstein, ovviamente, che è stato uno dei primi precursori di un certo tipo di studi, si cerca di capire, insomma, no? Per esempio, una galassia nana oscura individuata a 10 miliardi di anni luce dalla Terra da un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, sì, dell'Università di Groningen, nei Paesi Bassi, dell'Università della California, Davis, a Santa Barbara, ne hanno dato proprio notizia su un articolo pubblicato su Nature, a firma della nostra ricercatrice Simona Veggetti, attualmente ricercatrice al MIT. Secondo i modelli di formazione delle galassie, attorno alle galassie principali si dovrebbero formare un certo numero di galassie satellite o nane. Questi oggetti non brillano molto intensamente e solo quelle vicino alla Via Lattea possono essere osservate con relativa facilità. Di fatto oggi ne sono state osservate una cinquantina nel cosiddetto gruppo locale, di cui una trentina in prossimità della nostra galassia. E proprio attraverso lo studio di queste galassie si sta cercando di capire come, da che cosa è composta questa materia oscura, perché attraverso questa scoperta potremmo capire molti fenomeni relativi alla nascita del materiale. Pensando poi alla prossima settimana come portare avanti questa nostra investigazione sui misteri dell'universo. Bene, professore, la prossima settimana adesso stabiliremo un giorno in cui facciamo... Mi farai sapere. Sì, giovedì prossimo no, è pieno Ferragosto, ma noi, anche se andiamo fuori, se sarò fuori Roma chiaramente a riposarmi una settimana, e faremo ugualmente i contatti, perché dovunque vado ci sono collegamenti internet, perciò ci sentiremo sicuramente e stabiliremo giorno con tranquillità. Bene. Professore, è stata interessantissima, e questo è l'inizio di altre puntate interessantissime. Sì, siamo appena all'inizio del nostro viaggio. Bene. Bene. Tante cose, allora, arrivederci, saluti a tutti. Grazie, arrivederci professore. Bene, avete sentito il nostro professore, e adesso facciamo un piccolo intervallo con Bellini, i Puritani, son vergine vezzosa, come si usava a dire illo tempore, vergine vezzosa, e andiamo. Questo è Meyerbeer, gli Ugonotti, sempre la Sutherland. Cari signori,
qui c'è qualcosa che non va. Allora noi facciamo una bella cosa, interrompiamo questo tipo di trasmissione e torniamo a qualcuno che già conosciamo molto bene e che ci ha sollazzato, scusate l'espressione, sapete, un momento che le cose tecnologiche possono sempre guastarsi. Allora, io vi faccio sentire qualcosa di molto buono, qualcosa di molto interessante con Bergonzi. E andiamo. Signori miei, da lacrime agli occhi, dalla gioia. Avete sentito che do di petto del nostro Carlo Bergonzi con l'orchestra e coro del Teatro della Scala di Milano, direttore, un grande direttore dell'epoca, Gianandrea Gavezzeni, a Mosca nel settembre del 1964. Signori, che vi devo dire? Come sento cantare Bergonzi mi commuovo, in effetti mi commuovo veramente, non è una posa perché non vendo i dischi di Bergonzi, però se vi capita andate a sentire le opere, si trovano e sono una cosa meravigliosa, andate tranquilli e comprate. Adesso, per chiudere la nostra trasmissione odierna, stiamo aspettando un altro amico che... Vediamo se suona? Squilla? 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 Non squilla? Squilla. Per adesso squilla, poi vediamo che succede. Ragazzi. Pronto? Pronto? La sentiamo male. Oh, adesso sei in diretta, caro, è il nostro Roberto De Angelis, benvenuto, ben trovato. Buonasera a te, sul rotto della cuffia proprio, sull'orlo del confine. Però è bello, siamo passati dalla materia oscura, illustrateci dal professor Pacelli, che conosci anche tu chiaramente. Sì, conosco molto bene, grazie anche a te e al Togliata. Sì,
E adesso finiremo la nostra trasmissione, termineremo con il nostro amico Roberto De Angelis. E io stasera voglio essere un po' leggero dandovi una piccola curiosità. Sì. Come voi ben sapete, il canone che si dice RAI, sì, non si paga alla RAI, ma si paga all'ufficio dei tributi del Ministero delle Finanze, perché paghiamo tutti il possesso dell'apparecchio televisivo pur senza accenderlo, cioè si paga il bollo di proprietà come si paga per l'autovettura. Ebbene, questi signori, qui parlo come movimento consumatori, a destra e a sinistra, ne stanno inventando una delle loro, cioè modificare la tassa del cosiddetto canone RAI, quindi di possesso dell'apparecchio televisivo, secondo i componenti del nucleo familiare, perché si presume che quando ci sono 3-4 persone che compongono un nucleo familiare c'è più di un apparecchio. Oppure tassare il bollo di proprietà del televisore secondo il numero degli apparecchi posseduti nell'appartamento. A noi per i consumatori di tutta Italia, quindi tutte le associazioni, sembra una presa in giro, soltanto una piega e stupida manovra pur di capire i soldi, pur di capire le monete ai contribuenti che sono già spremuti e tassati e rispremuti come limoni. Signori, il succo non c'è più. Se non dormiamo la notte, cari deputati e senatori, provate a mettervi un condizionatore o un ventilatore, oppure fate un altro mestiere, andate a zappare la terra che fareste più bella cura. È vero. Ma guarda, questa è una, se veramente fanno una cosa del genere, una ignobiltà. È come, come la nettezza urbana che si paga in proporzione ai metri quadrati dell'abitazione e non in proporzione al numero. Lì sì, il numero delle persone dentro una famiglia dovrebbe essere indice di una tassa, ma il numero dei televisori avuti in una casa qual è il problema? Consumi i programmi? Sì, no, difatti avresti due apparecchi e pagheresti il possesso degli apparecchi, non solo. Allora, questa RAI che ha rinunciato allo sport praticamente. Esatto. No! Però ha rinunciato allo sport italiano, però prende il campionato della National Football League americano. Sì. Che a me fa piacere, perché sono un appassionato di football. Ma non è una presa in giro? Di. Ti do ancora un'altra notizia. Come voi ben sapete. Ti sento lontano. Così va meglio? No. Vediamo un po' un attimo di posizionarci. Mettiti più vicino col microfono. Sto vicinissimo, sto attaccato. Sembra che sto dando un bacio. Allora, Fox Sport sta per arrivare. Sì. E Fox Sport è un contenitore a pagamento sia del satellite che della digitale terrestre, che proporrà campionati nel mondo. Farà parte del pacchetto di abbonamento a Mediaset Premium, no? Aspetta. O Extra. Ti entra in contemporanea, tu dirai, ma che succede? Succede che Murdoch e Berlusconi, ovvero sia Sky, Mediaset e Premio, hanno firmato una pace armata, una tregua armata tecnicamente parlando. Bene. Perché Al Jazeera, questo grande mega galattico antenato degli arabi, Al Jazeera Sport, ha intenzione di lanciare tutte le squadre che sono in mano agli sceicchi arabi, quindi dal Paris Saint Germain alle squadre più quotate in Inghilterra, insomma dove hanno messo piede gli sceicchi, proporrà le partite gratis sul canale satellitare per tutti. Pronto? Mi senti? Era partita un attimo la voce, vai. Dicevo, Al Jazeera, sì, proporrà da quest'autunno partite libere gratis di tutte le squadre che hanno come proprietari gli sceicchi arabi. A questo punto Mediaset Premium e Sky sono dovuti correre ai ripari, fare un sodalizio, una tregua armata e cercare un'alternativa commerciale affinché non perdano i loro clienti che amano il calcio. Io dico però che come fanno a fare solo quelle partite, devono pagare anche la squadra che affronta le squadre loro, diciamo, siamo in termini. Stiamo parlando di Al Jazeera che praticamente ti può sotterrare con 100 miliardi di dollari. Parliamo di un colosso che se veramente comincia a mandare le partite di campionati, di coppe europee e mondiali libere sul proprio satellite, tu pensa che danno può arrecare sia Sky
Ma guarda, uno dei primi risultati sarà che quasi tutte le squadre europee, con non il padrone arabo, o quello che sia, indonesiano, che per lui, saranno sull'orlo del fallimento, perché se, e allora a quel punto Mediaset perché ti dovrebbe pagare per mandare la tua partita? Non ti paga più, così non paga più Sky. Allora salta tutto il calcio mondiale. Saltando il calcio mondiale, gli abbonamenti, se c'è un canale che li propone gratis, io non mi abbono per vedere il campionato o le coppe da te che mi fai vedere. Appunto. Allora salta il calcio, perché se loro si trasmettono solo le loro squadre con l'avversaria, gli altri, allora a quel punto salta il calcio, vuol dire che ti posso dire che qua qualcuno insignificante, invece di guadagnare 5 milioni di euro all'anno di ingaggio, ne guadagnerà 100.000. Fatti dire però che questa è soltanto una prefazione, un anticipo di quello che potrebbe diventare veramente Al Jazeera on the World, ovvero sia Al Jazeera nel mondo. Questo sarebbe il nome del nuovo satellite che potrebbe fare a gara con Sky per proporre nelle varie nazioni e nei vari continenti programmi di vario genere, quindi sportivo, di cultura, di animazione, film, telefilm. Spiegaci bene. Per cui prevediamo che le alleanze commerciali tra Sky e Mediaset almeno per il momento dovrebbero e dovranno proseguire, perché altrimenti questo colosso arabo, se entrasse veramente in azione a prezzi irrisori, perché si parla di prezzi di listino di abbonamento di questo ipotetico futuro nuovo insieme di canali sul satellite in tutte le lingue del mondo, quindi ci sarebbe pure in italiano, a prezzi veramente concorrenziali rispetto a quelli che oggi propinano Mediaset Premium e Sky, per cui pensa che rivoluzione potrebbe nascere. Ecco, diventa una cosa, ma io non lo so la convenienza, perché Sky e Mediaset, scusa Roberto, scusa. Pago 66 euro al mese. No, no, lascia perdere questo. Io dico questo. Se Mediaset Premium ne pago 34, col satellite arabo qualche sapientone ha detto che gli arabi, almeno all'inizio, si accontenterebbero di 25 euro al mese. Dimmi un po' te che cosa potrebbe accadere. Niente, perché io spiego una cosa alle persone. Allora, Mediaset su tutti i campi ha due inviati. A un inviato Sky mi sembra anche, allora questa gente che paga, che vai, la devi pagare, e non credo che vanno lì a meno di 600.000, 1 milione all'anno di contratto di euro, no? Se no che opinionista serio sei. E Al Jazeera c'ha tutti i soldi che butta al vento chiamando ex calciatori europei a fare i commenti. Questo da parte di questo nuovo satellite in ebollizione è già tutto previsto, non ti devi preoccupare di questo. No, io non mi preoccupo già della penetrazione extracomunitaria de araba, che sta già distruggendo la tradizione occidentale in molti paesi e continuerà a farlo con questa invasione. Esatto, però Al Jazeera viene dal Qatar e Al Jazeera è un gruppo di laici, attenzione, non è un gruppo di religiosi, è un gruppo industriale laico, arabo, che avendo molti denari può decidere di investire come ritiene più opportuno i suoi soldi, nessuno glielo può impedire, anche perché io ti posso dire che nel mondo satellitare, anche se non in lingua italiana, i due canali di documentari che sono più visti nel mondo sono Al Jazeera documentari nella versione inglese e nella versione araba. Per cui Io dico una cosa che ripeto, è sempre una cosa pericolosa questa invasione, perché la gente fa questo distinguo fra l'arabo che non è integralista e l'arabo normale, e come fai a giudicarlo? Quando ti mette, se arrivano tre arabi, uno ti mette il coltello nella gola e ti taglia la gola, quello è integralista, gli altri due che guardano no, belli. Nel Medioevo, perché c'è anche un altro tipo di arabo industriale, professionista, che sta al passo coi tempi. Scusa, tu lo, Roberto, tu lo sai, meglio di me, Osama Bin Laden, a un certo punto è nato il terrorismo integralista. Dove pensi che sia nato? Penso che sia nato da qualche
parte dove ecco, c'erano molti punti. In Arabia Saudita, nella nazione più alleata degli americani. In Arabia Saudita. Sì, lo so. Ecco, sono loro una parte della famiglia che comanda in Arabia Saudita. Quello che adesso è diventato il capo della famiglia è il filo occidentale. E una parte dei gruppi di potere, senza nominare la famiglia regnante, che fa capo in Arabia Saudita, ha finanziato Bin Laden e tutti gli estremisti integralisti. Allora, come facciamo noi a fidarci? Che cos'è? Una favola raccontata? No, no, sono dati di fatto. Sono dati di fatto, ci sono... Sono dati di fatto, vabbè, tu lo vedi così. No, attenzione, non è una mia opinione. Io ho letto... Il movimento di Bin Laden... Ho letto che Bin Laden era un suddito dell'Arabia Saudita, la maggior parte degli... Ecco, è partito da lì, l'integralismo, il terrorismo arabo è partito da lì. Bravo. Ma se qualcuno non l'avesse foraggiato e alimentato, lì sarebbe morto... E chi l'ha foraggiato e alimentato? I sceicchi? Allora, gli sceicchi... Una parte sono stati gli sceicchi, un'altra parte no, ci sono finanziatori occulti che ancora non sono venuti alla luce. No, alla luce, vedete che succede. Ragazzi, non confondiamo le idee, perché i talebani sono stati armati dagli americani per controbattere i russi è una cosa palese, che lì la Russia è crollata da lì perché ha fatto l'errore di mandare truppe musulmane a combattere musulmani e lì ha sbagliato, no? Esatto. Si doveva mandare ucraini, georgiani, cose così, non i musulmani in divisa. Però a parte questo, i talebani erano stati armati per quella motivazione tecnico-tattica della guerra ai russi. Stop. Ma non è che gli americani finanziano, se autofinanziano il terrorismo contro, insomma. Se no diamo retta all'ipotesi. Ma c'è un lato oscuro del finanziamento al terrorismo arabo che ancora non è uscito fuori e non è così bello e netto e distinto come si può dire i nemici da una parte e gli amici dall'altra. Purtroppo ci sono entità economiche mondiali che sono colluse col terrorismo internazionale. Quando usciranno fuori, io spero nel più breve tempo possibile, cominceremo veramente a buttare giù la piaga del terrorismo internazionale. E di terrorismo patriottico, vorrei ricordare, ha molto, molto, ma molto poco. E di terrorismo speculativo ha purtroppo il 96% delle azioni criminali che commettono sul globo terraneo. Il risultato è che ogni tipo di invasione araba, prescindere quello che hai detto tu e quello che ho detto io, è sempre pericolosa dal mio punto di vista. Sbaglierò? Io credo. Qui seguitano arrivare centinaia, o sbaglio, centinaia di extracomunitari di maggioranza musulmana, no? Perché, ecco, e allora è un pericolo o no questa invasione musulmana? Che ne dica la Genghe, lì, Genghe, come si chiama? Non è che l'invasione musulmana è un pericolo, dipende con che mentalità arrivano. E come fai a saperlo? Di professare il loro credo religioso, ci mancherebbe altro. Come fai a saperlo? Ma perché a casa loro non possiamo professare il nostro credo? Lo sai che neanche dentro, se tu ti compri casa, neanche dentro il tuo appartamento ti puoi fare la messa. Insieme dei rapporti bilaterali dove i credi religiosi si potrebbero sviluppare liberamente dall'una e dall'altra parte. E qual era l'unico paese che rispettava tutti i credi religiosi, erano tutti alla pari? Dimmelo te perché non me lo ricordo adesso. La Siria. Tant'è vero che il vicepresidente prima è stato un cristiano, anche adesso il vicepresidente di cosa, come si chiama? Assad, se non sbaglio, è un cristiano. Non so se è cattolico o quello che sia, è un cristiano. Lì cristiani, musulmani, buddisti, ebrei, evangelisti, no, evangelisti fanno parte dei cristiani, quelli arancioni, quelli cinesi lì, quelli vestiti di giallo rosso, peggio per loro, fanno bene i cinesi a torturarli. Sì, vabbè, quando si parla di credi religiosi il calcio non c'è. Ecco, questa era una battuta per non fare la cosa ultra seria.
lì avevano tutti diritto di, della propria, di praticare la propria religione e di parlare della propria religione. Che è successo? Rivoluzione contro Assad, perché c'hai cosi, e chi la fa la rivoluzione? Gli integralisti islamici, con i soldi. Con i soldi di chi? L'economico politico hanno pure ragione, però. No, perché era... impone la dittatura. E non ma quale dittatura? Ma perché in Italia non c'è la dittatura? Ma perché in Francia che c'è? In Spagna? È caduta la linea. Speriamo che non si sia fatta male, se no il nostro Roberto non può continuare. Pronto? Ecco, squilla, squilla, ma squilla lontano. Queste sono integralisti che ci boicottano. Pronto? Ci sei? Pronto? Ecco, ti risento, ma ti sento lontano oggi, come mai? Sarà un problema di telefonino. Ah no, onorevole, sei ritornato tu. Io stavo chiamando Roberto De Angelis, stavamo facendo una bella discussione. Allora io ne approfitto per salutare. Vai. Bene, c'è una cosa flash da dirci, approfittiamo, noi approfittiamo subito. Dici una cosa flash. Una cosa flash? C'è sì. Gente a Roma, calcola detto sulla Cristoforo Colombo, e non dico che c'è la fila di altri giorni, ma comunque c'è un traffico intenso, mi pare che si chiama. E dove pensi che vadano questi? Ah, ecco. Ma tu lo sai che dalle parti di dove abitiamo noi, per sentire un rumore di una macchina, devi aspettare un quarto d'ora, 20 minuti? No, qui è proprio pieno, lo vedi da E infatti, e stanno andando tutti fuori, no? No, però altrettante sono le macchine che rientrano, c'è un traffico così intenso. Ma guarda, per me sta favola... sta favola che non ci sono i soldi per andare le fuori è una favola, perché... basta guardarci intorno. La gente è partita. Ecco. Magari facendo anche i prestiti, è partita magari anche facendo... Ma come hanno fatto tutti gli anni? Però è partita. Come hanno fatto tutti gli anni, caro onorevole? Bene. Ma io meno una settimana in Italia me la voglio fare. Pure io, l'abbiamo detto, la settimana e salteremo, però ci sentiremo perché farò dei contatti volanti dal mio luogo di villeggiatura. Non certo il giorno di Ferragosto 15, quello proprio pieno riposo. Ecco, c'è anche un incidente di rilascio, se no ti fanno la va bene, sì, ci manca solo quello. Grazie, grazie onorevole. Sentiamo, non sentiamo, è andato via tutto qua, perché scompare? Vediamo se ritroviamo il nostro Roberto De Angelis. Stiamo a... Informazione gratuita. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Ritorni più tardi. Questo è un peccato. Perché non è raggiungibile? Signori miei, che vi posso dire? Che vi devo fare? Allora, e abbiamo già parlato della metro C, come ci ha illustrato anche a dovere il nostro amico onorevole Fioretti, che ci sarà, non fallirà la ditta perché ha vinto un appalto serio, ma questi incompetenti che non sanno come far versare in anticipo i soldi a questa società. E signori, e questi sono quelli che avete votato in minima parte a partecipare alle elezioni, e chissà se gli esposti fatti dall'onorevole Fioretti e dall'onorevole Sabatani Schiuma, su cui la magistratura sta indagando, porteranno a dei risultati stupefacenti, non nel senso di hashish e cose del genere, stupefacenti. Capito? Ma allora il caro giudice Esposito, vogliamo riprovare a sentire il nostro De Angelis? Vediamo se lo possiamo intrattenere, altrimenti chiudiamo qui.
altrimenti chiudiamo. Informazione gratuita. Niente, non c'è. Allora, signori, io ripeto a tutti buon weekend e buone ferie, che si avvicina la settimana centrale con Ferragosto. Vi ho preannunciato che faremo delle trasmissioni flash con i vari nostri, chiamiamoli redattori, vi piace? Come un giornale, redattori. E non certo il 15, però il 15 è sacro. Allora, signore e signori, buone vacanze a tutti e a sentirci con questi flash, che anche le vostre orecchie hanno diritto a un po' di riposo, no? Se non sbaglio. Arrivederci a tutti e buone vacanze.